per la gente. Ma quanta bella gente. Sì. Stiamo tornando con le interviste, a quanto pare, eh? Siamo tornati con le interviste? Ciao Cino Cinoccio. Ciao Cia. Ciao Alfio, Belle, Luke, Claudio. Ciao bella gente. Non ho capito perché devo fare sta voce. Cioè, mica devo far paura a qualcuno. Cioè, alla fine lo sapete chi sono, no? Quindi, cioè, boh. Cioè, non devo fare paura a nessuno, Cioè, però, boh. Stasera oggi siamo a Griscia. Sì. Stasera la visitiamo a Griscia. E dimmi un po' come funzionerà questa live. Come funzionerà? Ci sono tante belle cose. Ci sono i libri, c'è la carta d'identità. E poi c'è lo spot. Sì, c'è anche lo spot. Arriviamo subito, Sì, sì, arriviamo subito. La visione di questo programma è consigliata ad un pubblico goliardico, capace di prendere ogni cosa con estrema leggerezza. Se siete soddisfatti del programma e volete contribuire alla crescita del canale, potete abbonarvi, perché, come si suol dire a Cosenza, senza sordi non se ne cantano messe. Ovvero, senza soldi non se ne cantano messe. E allora, buonasera chat, soprattutto buonasera ai nuovi, buonasera ai ragazzi del Griscia, vedete, stasera intervistiamo niente poco di meno che, io oserei dire forse, il mago del XLR? Che dite? 2XLR? Oh ragazzi. E allora sapete che vi dico? Io ve lo presento subito perché lui è qui, ci sta aspettando. Sì, ci sta aspettando ragazzi, ci sta aspettando. Eccolo. Oh, Griscia! Allora! Sei mutato? Ero mutato, ecco. Raga, mi sentite? Sì, no, perché giustamente noi... tutti, come state? Noi giustamente ci siamo organizzati, ho detto, ti muto io, mi smuti tu, ti smuto io, insomma abbiamo fatto una sì, merda. È stata una cosa avvicenda, praticamente. Buonasera a tutti, raga, piacere, buonasera, diciamo Griscia. Gennaro, in realtà. Gennaro, per gli amici Gennaro. Esatto. Gennaro per gli amici Gennaro, il dottore Fregno, ragazzi, chi più ne ha più ne metta, bella Zoschi. Dottore, oh. Titolo primario, direi. Primario. Ragazzi, quanto è bello. Lo schettiamo. Allora, io oserei dire anche la chioma più bella e strana di Twitch. Anche quella, Vabbè, c'ho i capelli un pochino sparati in questo momento, però. Noi diciamo in Calabria, penso a Cosenza, pure, insomma, scattati, cioè, diciamo, no? Sì, sempre. Però, insomma, dottore, quando c'avevo dottore. Tipo 15 anni ce l'avevo alleccata di vacca, come si diceva sempre da noi. Bene, vedi, dottore, chiami un dottore, giustamente, è una citazione, insomma, molto conosciuta. Oh, esatto. Senti, io so che tu, insomma, hai avuto... Allora, io veramente, ecco, non lo so in realtà, nel senso, tu hai avuto la partner da poco? Oppure... Sì, l'ho presa ad aprile. Ad aprile, cioè, io vedevo... Ti ho scoperto tramite Don Fana.
perché lui mi disse: oh, vai a seguire questo che è bravo. Oh, per curiosità, tu la fai vedere. Poi ho visto, insomma, zona Calabria, zona... anche se, insomma, ne parleremo, perché non sei proprio calabrese. No, vabbè, allora su questo ti faccio una premessa. Cioè, calcisticamente parlando, per quello che mi riguarda, io sono tipo fuori da ogni margine che possa riguardare il calcio, quindi a me di ste rivalità non... Bravo. Bravo, 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 bravo. È inciso, cioè, io proprio calcio così, sono proprio fuori da ste robe. Forza Lupi, forza Lupi, forza Lupi. Senti, allora, vuoi che iniziamo? Vediamo cosa dice anche la chat, vuoi che iniziamo con la carta d'identità o con i libri? Io in genere ho una scaletta ben precisa, però sono curioso di vedere se in chat vogliono vedere prima la carta d'identità di Griscia oppure i libri che ha scritto, perché tu hai scritto dei libri. Tu hai scritto dei libri, lo sai che ho scritto dei libri, esatto. Ha scritto dei libri, ragazzi, tre libri ha scritto, tre. Quindi, per non sottovalutare questi tre libri. Griscia mio padre, senti Zeldro già subito, in scivolata. La scivolata comunque è molto calcistica però, Zeldro. Sì. So, tu, entra a gamba tesa. Dici che Zoschi è il migliore del suo canale, gli taglio le parti intime. Oh. Dai, i tre libri. Tre libri. Allora ragazzi, iniziamo con i libri. Partirei con i libri. Con i libri, ragazzi, dai, perché i libri comunque... Dai, bravi, libri. Allora... andiamo subito all'angolo del libro. Questo è l'angolo del libro. Lo conoscevi? No, non lo conoscevi. Magico, che cazzo faccio a conoscere? Ho visto qualcosa nelle tue interviste. Visto anche qualche libro? Già, cosa aspettare. Ti ricordi di qualche libro? Carte di credito non c'è. Ti ricordi di qualche libro di qualcuno in particolare che abbiamo fatto? Adesso non mi so via. Mi ricordo la live quella che hai fatto con Goal, che pure su di lui c'era. Con Zeta Goal, sì. Zeta Goal morto malissimo al Gulag, ragazzi. Uno dei libri era... perdere il gulag uccidendo l'avversario, una cosa del genere, perché si era ammazzato a vicenda, una cosa stranissima. Beh. Allora, partiamo ragazzi, partiamo con il primo libro, perché voi dovete sapere che il primo libro che ha scritto lui è proprio questo, Il Capitano, la mia vita in mare aperto. Allora... non te l'aspettavo, questa è la mia opera più bella. Ma quella foto dove l'hai presa, Xenero? È bellissima. Vabbè, io sono... io sono uno che, ragazzi, io sono una specie di stalker su internet, Fate gli screen, ma non ti preoccupare che poi gli manderò proprio le copertine, insomma. Allora, questo qua, credo che sia una pubblicità, oltretutto, perché non so tu che rapporto hai col tonno. Ti piace il tonno? Sì. Tra l'altro, da buon calabrese sono un grande fan del tonno Calipo, quindi... vabbè, tonno Calipo, alziamo le mani. Quindi, ragazzi, Il Capitano, la mia vita in mare aperto, il primo libro, edizione, dopo lo venderà, dopo ci sarà lo spot pubblicitario, voi potrete scrivere ordina e ordinerete i libri. Andiamo a vedere il secondo, dopo che hai visto il primo, dici, che cazzo ci sarà mai come secondo, no? Cioè, non so cosa aspettarmi, sarà, sono sincero. Cosa sarà il secondo? La terza mano, allora... si parla molto di terza gamba, quando in realtà tu hai la terza mano. Come usare... un dono esclusivo. Come usare tutte le dita nel modo giusto. Anche qua c'è un tocco. Io me lo chiedo sempre. Cioè, io mi chiedo sempre, ma come cazzo... cioè, come cazzo fa... perché vedo che... allora, vabbè, c'è il pedale su Discord, e quello lo so, perché ce l'ho anch'io, quindi si può capire. Ma tu giochi col pad? Io gioco col pad, sì. Come cazzo fa col pad mentre... raga, mentre gioca, a un certo punto sento che preme pulsanti, così. Ci deve essere la terza mano, raga. Cioè... allora, diciamo che questa roba del Go XLR è una cosa che è nata per caso, perché io sono un fan tipo delle robe Marvel, comunque dei vari soundage. Cioè, mi piacciono le cagate a mainstream, cioè è una cosa proprio mia, proprio una cosa personale. Cosa più bella. Con questo Go XLR, quando l'ho pigliato, cioè all'inizio non riuscivo a trovare una confidence. Poi, cioè, ho visto che c'erano tipo questi tre tasti, cose così, che potevo cambiare tanti alert. Sì. Ho sviluppato questa cosa che tipo con la mia mano sinistra, io tipo mi metto qua mentre sono col pad, mollo un attimo la mano e inizio a fare cose tipo... Non ce ne frega un cazzo! Cose del genere, comunque. Capito, donne? Anche così, tipo così, capito? La mano di Dio. Vabbè, dai, non ce ne frega un cazzo. Bello però comunque. Oh, ma aspetta però, tu adesso c'è il Go XLR attivo su Discord, quindi la cosa figata è che possiamo anche fare qualcosa insieme. Tipo, sparami qualcosa al volo, vai. Bori, che tipo? Vai. Quando appena uno entra nel canale, ti saluta, tu cosa fai di solito? Allora, ci sarebbe tipo la trasformazione quella in Ultra Istinto, però mi sa che non la senti tu su Discord. Tipo, non so se si sente. Sarebbe questa qui che tipo parte l'Ultra Istinto e poi... sì, forse però mi sa che non viene si sente, tagliata non si per sente. La bozza... Buonasera, dottore! Nel dubbio.
Bella, 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 perfetto, perfetto. Però passiamo adesso al terzo libro, ragazzi, La mano più veloce di Twitch, donne, occhio, però il terzo libro, ragazzi. Oh, ecco qua. Griscia e la crew dei dottori. Come laurearsi instant su Twitch. Bellissimo. Ma sembra Barry, ha scritto Zen. Ma no, 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 perché c'hai i capelli legati, c'hai i capelli legati. Ma sta roba che somiglia a Barry ormai è un meme comunque. O ma sono Barry o sono Ezra Miller. Dai, ma allora iniziamo a dire cose come stanno. Barry somiglia a Grisha. A me questa cosa che... A me mi dicono sempre, sai che mi dicono... vengono e mi scrivono Xuderone. E dico, no, scusa, ma chi è? Non lo conosco. Cioè, giustamente io faccio finta di non conoscerlo. No, dico, no, casomai lui ha copiato me. Che è sta cosa? Cioè, solo chi ha più spettatori deve essere copiato, invece... No, no. Capito? Questo è un preconcetto che è assurdo. Oh, dai. Allora, finiti i libri, ragazzi, dopo li venderemo. Dobbiamo passare alla carta d'identità, perché la carta d'identità è una cosa che purtroppo bisogna fare. Bisogna fare. Sembra uno zombie dei Walking Dead, madonna mia. Cazzissimo, ma come cazzo ti permetti, Lucia? Che cazzo ti permetti, mamma mia, quando fa sta voce, ragazzi, mi attizzo. Vamos, allora, la carta d'identità è molto semplice. Noi cominceremo, insomma, con scattare una fotografia. Proprio in questo momento io ti scatterò una fotografia. Non ti do neanche il tempo di pensarci. Questa è la tecnologia cinese. Tipo, allora faccio la cosa più stupida che posso fare in questo momento. No, ormai l'ho scattata. Ah, hai visto? Ah, okay. Allora mi hai beccato così. No, no, perché sennò poi mi rovini il risultato finale. È meglio così. Allora, c'è scritto, foto scattata, giuro. Lo leggi qua sotto streamer? Sì, lo vedo. Foto scattata, giuro, quindi... Questa è una tecnologia... Il giro mi ha convinto. Esatto. Hai presente l'intelligenza artificiale, no? Sì. Questa è superiore, questa è superiore. Cioè, praticamente questa fa le foto anche dal futuro. Come sarai tu dal futuro, pensa un po'. Nickname. Sono preoccupato. Oh, sposto sto cazzo di microfono che ormai me lo sto tirando sempre. Io c'ho il PC da streaming da qua, no? Quindi ogni volta quando sto qua poi... Ho un bordello, vabbè. Allora, Griscia, scritto come è scritto su Twitch, giusto? Giusto. Vada. Corretto, sì, ragazzi, corretto. Grazie per il follow, Dwight. Grazie per il follow. Anzi, ma quando arriva qualcuno devo dire grazie per il follow. Cos'è che devo dire? Scusa, aspetta, cos'è? Qualcosa. Musichetta di Pornhub per lei sarebbe in teoria. Musichetta di Pornhub per lei. Lo sai che lei è proprio un pregno. Lei è veramente un pregno, cazzo. Lei è veramente un pregno. Allora, ragazzi, d'ora in poi, quando arriva un follow, io dico grazie per il follow e tu rispondi, lei è veramente un pregno, cazzo. Ok, vai. Nome, Gennaro, giusto? Io ormai ti chiamo Gennaro, perché a me pure, ragazzi, sta cazzo di cose di chiamarci solo per nickname, secondo me ci fa perdere un po' il contatto, non lo so, sarò io un po'... È vero, però ti dico, tra colleghi, tipo quando ci chiamiamo per Nick, secondo me mantiene un po' il, come dire, il cloud. Sì, c'è, cioè, da una parte magari la professionalità, da una parte vorrei ringraziamento. Grazie Dwight, ti ho ringraziato, minchia, ti avevo ringraziato 10 volte forse, Dwight. Cognome. Qual è il cognome? Corradino. No, non ci credo. Giuro. Davvero, ti chiami Corradino di cognome? Giuro. Come mai? Che cazzo ne so, come il mio padre. Giusto. È giusto, il cognome non si assegna, giusto. Nato il... Non ridere che perdo il film. Nato il 0107 dell'1997. Meno male che ha detto 01, che se non c'era lo 0 poteva non essere binario. No. Io sono il bender della situazione, senza quei binari non si va avanti. Allora, raga, io c'ero bevuto birra, vi parlo chiaro, proprio bevuto fiumi di birra, quindi non ci pensate. Allora, 010... 7 0, di luglio, poi del 97. 97. 97 o 96? 97. 97, ok. Nato a Empoli? Empoli, sì, Empoli. Provincia di Firenze, sì. Empoli. Cittadinanza approvata, cioè no, italiana. Italiana. Forse. Anche calabrese non era male come cittadinanza, però va bene, dai. Oh, grazie per il follow, Topolo. È una bella musichetta di Pornhub per lei, ovviamente. Ecco, grazie per il follow, FDFX Trader. Minchia, ma questo che è? Mi hanno bottato. Che è FDFX Trader? Ah no, sei vero, Trederone è un super VIP della chat. Sembrano quei nick, visto quando ti bottano che arrivano quei nick strani, no? Scusami. Blascone, una musichetta Pornhub per lei, è veramente un fregno cazzo. Ok. Esatto. Residenza. Catanzaro. Via...
Melito Porto Salvo. Bella. Davvero si chiama via Melito Porto Salvo? Melito Porto Salvo, sì. Che tra l'altro è a Reggio, cioè, pensavo la località, stavo dicendo che cazzo ci fa Melito Porto Salvo. Grazie Antò per i 50, grazie Antò. Che dice quando sudi con le cuffie con questi capelli. Ah, volevo sapere quanto sudi con le cuffie con questi capelli. Mamma mia, infatti Xionero, io ti giuro, quelle col padiglione l'ho dovuto eliminare dalla mia vita per almeno 3 mesi, quando non finisce l'estate non le rimetterò mai. Ma te la posso dire una cosa, ma di tutte queste cuffie qua, no, queste cose giganti, ma che cazzo ce ne fotte effettivamente, cioè raga, tanto COD è quello, tanto l'audio sì, tanto è non si sente un cazzo, puoi giocare anche tipo con le banane con il filo, cioè wow. Ma voglia che andate a pressaviero, il tocco qua, l'audio là, ma che cazzo è? Tanto poi arriva il camper con l'RPG che vi incula pure se avete le cuffie da 400 euro. Allora, stato civile, grazie per il follow, chiarezza, lei è veramente una pregna. Celibe, ma direi celibe. Celibe. In realtà sono fidanzato, però non so cosa. Ti ho risposto tipo in modalità carta d'identità, capito? No, aspetta. Allora, aspetta. No, però ci potrebbe ascoltare la tua fidanzata? Sicuramente, probabile. Molto allora, probabile. Allora... Anche perché lei è fan delle cazzate che dico. Fidanzato. Professione. Professione. Allora, io diciamo che al di là delle streaming lavoro in team tutti i pomeriggi, tutti i giorni. Ok, allora se tu sei assunto, se vuoi un consiglio in queste interviste, dici no, io lavoro in team. Se vuoi un consiglio, dice, no, perché certe volte, no, siccome pure io faccio un altro lavoro, no? Allora, quando mi chiedono al lavoro, ma ste live come vanno? Io dico sempre, ma è un passatempo, un hobby, è meglio, capito, non si sa mai cos'è. Allora, diciamo Team Maro. Team Mar, ragazzi, dai, un Team Mar. Statura. Altezza sono alto 1,76. Dai, non male, dai. Nella media sono dai, diciamo. Un personaggio alto che non mette a disagio le ragazze, diciamo, dai. Esatto, perché, sì. Non troppo presuntuoso di altezza. Capelli, qua, che cazzo ci scriviamo i capelli, ragazzi? Capelli. Ma come colore, dici? Ma boh, in genere sulla carta d'identità quando scrivono capelli cosa dicono? Biondi, pelato, io non mi ricordo. Non mi ricordo. Non lo so, guarda, io biondo cenere sarà il mio colore di capelli. Io scriverei proprio tutto ok, tutto, per il momento ci sono, okay. Tutto ok. Esatto. Che cazzo, dai. Occhi. Evitate le battute tipo sono due. Occhi sicuramente due, forse tre se mi vedi anche tipo come un Tenzing più che altro, però ce l'ho tutti marroni color... cacca tipo. No, mettiamo nocciolosi. Okay. E poi hai dei tatuaggi, dei segni, delle cose. Sì, ho tre tatuaggi. Tre tatuaggi. Ok, ragazzi, inseriamo. Mo, se non crasha lo script e quindi dobbiamo rifare tutto da capo, in fondo troveremo, eccola qua, la cartinità il grigio con la foto fatta con tecnologia Shenzhen. Perfetto, abbiamo la cartinità, Bellissimo, è lui, ragazzi, è lui, perfetto. Io voglio andare in aeroporto con questa carta d'identità, cioè io voglio vedere se riesco a passare i controlli. Okay, ha preso, guardate ragazzi la qualità, le sfumature che ha preso dei capelli, cioè una cosa, guardate che qualità, ragazzi, questo è 4K ragazzi, boh. Dai, allora, partiamo con l'intervista con l'alfabeto, che adesso c'è la parte più dolente, dico dolente ragazzi perché adesso ci sia seria. Intanto ne approfitto per ricordarvi che il 27 agosto alle 21 noi facciamo il torneo per i sub, che è Banana Kill Race. Sai che cos'è Banana Kill Race, Grisha, tu? No, non lo sai, perché non lo sai. Non ti seguo, su Instagram, quindi sì, ho visto che fai le kill race goliardiche. Hanno vinto già una banana gonfiabile, così uno quando dice ho vinto, che cosa hai vinto? Una banana. Allora, capito, qualcuno magari tende a non crederci, invece no. Ma ci sarà un peluche a forma di banana, quindi digli a Grisha di leggere dopo Telegram. Ok, dopo leggerà Telegram, Grisha. Dopo leggo. È sempre difficile leggere Telegram, ragazzi, è vero. Pure a me, certe volte mi scrivono in privato e poi mi scrivono in chat, ti ho scritto su Telegram. Allora poi io magari non leggo questo la chat. Giro sempre così. Tra l'altro mi scrive solo quando sono in live su Telegram. Ma poi sai qual è il bello? Che magari se mi scappa il messaggio in chat, mi mandano un messaggio su WhatsApp, anche chi ce l'ha, e mi scrive leggi in chat in live.
Allora dico, che cazzo hanno scritto in chat in live? Vado a leggere, c'è scritto leggi su Telegram. Allora cazzo, scrivimi direttamente leggi su Telegram e su WhatsApp. Cioè, capito, fai giro strano, fanno dei giri strani, poi ritornano, dai. Allora, partiamo con la prima lettera dell'alfabeto. Adesso ti sentirai un po' oscurato, ma ti faccio ritornare subito. Ecco qua, anzi, ti oscuro di nuovo perché devo aprire Merch. Sono tornato. Ti faccio ritornare subito. Ecco qua. Allora, partiamo con la prima lettera, ragazzi. La prima lettera A. Perché? Iniziamo a chiedergli a come? Come anime. 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 Se io ti dico anime, so cosa pensi. Io penso di netto Attack on Titan, che è letteralmente il mio anime preferito. Quindi si intuirà dal nome. Sei un appassionato di anime, insomma, è vero. Sì, cioè, il tuo nome deriva da un personaggio. Io non l'ho visto, Attack on Titan, dico la verità. Non l'ho visto perché io sono un po' più Miyazaki, sai, no? Roba... Sì, comunque Kenshiro, quello stile là, un po' più... Quindi Grisha è nato... Ma da quando c'è Attack on Titan? Attack on Titan, diciamo che è andato di moda, tra virgolette, recentemente. Boh, sarà un anime forse probabilmente nel 2018, se non sbaglio, più o meno come periodo storico. È molto figo, e tra l'altro il mio nome, che è Grisha, sarebbe il nome del padre del protagonista, che sarebbe Eren Yeager, che in un certo senso è quello che... in un modo o nell'altro ha dato vita a una serie di eventi che si sono creati, diciamo. È quello che muoveva i fili. Quindi questo dico senza io, spoiler. Cioè, capito? alla fine il tuo nickname, cioè non è un nickname che tu ti porti dietro da tanto, da prima di Twitch, cioè te lo porti comunque relativamente da poco dietro questo nick, no? Allora, calcolo, io ho iniziato a streamare seriamente da aprile dell'anno scorso e questo nome l'ho creato, cioè l'ho messo a gennaio, che è stato il momento in cui sono entrato in Verse, che sarebbe poi Oni Team, è diventato Oni Team, prima era Verse, poi è diventato Oni, insomma. Quindi mi sono trasportato a una serie di persone che mi hanno, come dire, accompagnato in questo percorso, perché io all'inizio non volevo... Cioè, non mi aspettavo che le stream sarebbero andate in questo modo, diciamo. Poi ho conosciuto loro, è nato questo nome, sono nate una serie di cose, poi l'ho fatto mio ed è andata come andata. Ma tu sei partito, te lo chiedo perché a me piace ogni tanto anche rubare un po' di segreti, no? Come giusto vai, che sia, in modo totalmente, ovviamente, ragazzi, tranquillo, cioè nel senso ne parliamo così, no? Cioè, tu sei partito direttamente con questo tuo stile, con questo tuo ritmo, perché comunque tu hai un ritmo che non è facile per molti da seguire. Cioè, o ci si innamora, secondo me, del tuo ritmo, o comunque si rischia un attimo di essere spiazzati, perlomeno all'inizio, no? Tu inizialmente già avevi questo ritmo, oppure è stata una via che hai trovato pian piano perché hai visto che funzionava? Allora, in realtà è stato tutto molto spontaneo, perché c'è stato un periodo che andava tipo da febbraio, che io ho ripreso a streamare a gennaio praticamente, ho fatto gennaio-febbraio, a febbraio succede che per una serie di fortunati eventi, cose così, inizio comunque a salire e andare un po' meglio con le stream. Io ero molto più pagato in stream, cioè non ero come... È come sono ora, perché le stream sono praticamente la mia... Come dire, quello che sono, però in versione un po' più esaltata, quindi sono estremizzato, tra virgolette, al massimo quando sono in live, capito? Cerco di essere me stesso, però estremizzato proprio al massimo del potere, in ultra istinto, come dico giusto, io. È giusto. Ma esatto. Ti dico che io... allora, concordo con te su alcune cose, nel senso che... allora, io non mi ricordo se tu sei passato ieri mentre facevo la live quella musicale o due giorni, forse sono ieri. Sono passato o ieri o avantieri, non mi ricordo, sai. Comunque, io per esempio quando faccio le live musicali mi esalto, cioè nel senso mi trasformo, inizio a fare il pazzo, divento un bambino a tutti gli effetti. Quando per esempio invece faccio le interviste, come in questo caso, è come se fossi... sarà il fatto che mi vedo un po' presentatore, un po' intervistatore, no? Fossi frenato dal punto di vista goliardico. Ma è anche giusto, perché comunque in questo momento tu sei il protagonista, quindi comunque io mi rendo conto che ci sono dei momenti in cui effettivamente quando fai quelle live che ti metti a giocare, ti metti a fare il pazzo, eccetera, si torna bambini, si estremizza un lato nascosto, no, di sé, che pian piano tendiamo a trattenere, no? Ciao Vega, grazie per il clacson dei maschi, Vega. Oh, allora, ti posso dire, a livello personale, quando sono in stream, al di là dell'essere estremizzato o meno, sono felice per il semplice fatto che comunque mi comporto innanzitutto come mi comporterei se fossi con i miei amici, quindi parto da quel presupposto là. Poi ci sono una serie di meme che si creano e si sono creati poi da febbraio ad oggi, che hanno reso, diciamo, il mio canale quello che è, nel senso che io prima magari non facevo tutti sti alert, ne facevo molti meno.
Poi ho visto che la chat mi reggeva il gioco, ho visto che la cosa andava, ho visto che il mio modo di essere un po' pazzo, un po' così, sopra le righe, un po' fulminato, piaceva, e quindi mi sono tranquillizzato, ho detto beh, allora faccio come allora cazzo funziona, mi pare. Funziona, cazzo, vai, e ti lascio andare senza freni, ma è giusto che sia così. Senti, Lucia ha scritto un bellissimo messaggio, che addirittura Ryuk l'ha pinnato. Vediamo. Io ringrazio il destino che mi ha fatto incontrare il dottore, perché è una persona stupenda e spettacolare, si merita questo e altro. Dà vita a ogni emozione che una persona può avere. Ti si vuole bene, Griscione. Sei vita. Sei mito, Lucia. Sei vita, Lucia, grazie mille, è una bella espressione. Sei allora, Lucia è una ragazza che è entrata sempre febbraio/marzo. E lei è una di quelle che è nel nostro canale H24. Magari da quando sono la mattina un po' meno, però è gran supporter. Devo essere sincero. Sì. Poi quando trovi questi ragazzi che insomma si legano così tanto che iniziano a chiederti ma che ora è la live, poi magari fai tardi, cominciano a scrivere nei gruppi, no, ma non va live, no, per 2 minuti di ritardo, esatto, cioè, esatto. No, quelle cose, no, bello. Andiamo alla prossima lettera, che dici? Vediamo la B cosa dice. Assolutamente sì cazzo. Dai, B come? Buonasera a tutti. Bambino. Ciao Vega, buonasera Vego. B come bambino. Bella Vego. Dici un po' il Griscia da bambino, com'era, che tipo era? Allora, diciamo che io ho vissuto un'infanzia molto irregolare, nel senso che i miei sono separati da quando sono piccolo, da quando avevo 1/2 anni, perché mio padre faceva il geometra di cantiere, stavamo a Milano, io sono nato a Empoli, provincia di Firenze, poi ci siamo spostati a Milano, poi praticamente siamo arrivati in Calabria, perché sono tutti e due di qua, quindi poi per una serie di motivi siamo arrivati qui. Niente, avendo i genitori separati posso dirti per certo che me la sono vissuta un po' così da piccolo, perché sì, ero figlio unico e la mia compagnia era relativa solo quando andavo a scuola, per esempio, quindi sono stato molto solitario fino a quando ho avuto 13-14 anni, che ho avuto la fortuna di conoscere dei miei amici molto stretti, che ora sono i miei amici di una vita, come Ryan and Dwight, questi che vedi, questi in realtà sono tipo miei fratelli da quando sono piccolo. Ah. Ho avuto la fortuna di conoscere loro e sono cambiato totalmente in quel periodo, perché ero molto più taciturno, ero molto più silenzioso quando... prima di conoscere loro, diciamo. Quindi poi via via mi sono sbloccato, grazie ai miei amici, grazie a una serie di cose. Forse mi sono sbloccato anche troppo. Però te la posso dire, è una cosa bella che... allora, considera che anche i miei genitori sono separati, io ho però una cazzo di sorella che mi sta un po' sul cazzo, vabbè, no, questa è un'altra cosa. Mi dissocio. Allora, considera che tutti i miei amici d'infanzia, minchia, ogni volta che gli dico vieni a vedere la live, vieni a vedere una live, minchia, non ne vogliono sapere un cazzo di Twitch. Quindi comunque da questo punto di vista ti devi reputare fortunato, che comunque sì, allora no, ti dico vabbè, ma comunque tipo due Ryan non è che stanno tutto il giorno nella mia live, no, vabbè, comunque... però capito l'intervista, la cosa, cioè... però per supporto sono venuti. Però ti dico vabbè, non sono sempre operativi, perché gli amici, lo sai, sono quelli che magari ti supportano più nel background che magari nel momento di attività, sì, dove sei esposto, vai, in un certo senso. Questo sì. No, comunque. Sì. Però porca miseria, mi devo ricordare di mandarglielo un messaggio ai miei amici. Minchia, oh, parliamo di amici e voi non ci siete, cazzo. E mi diri, ehi, brutti stronzi, quanto cazzo passate nella mia live? Dai, porca puttana, vai. Allora, quindi comunque voglio dire, alla fine, sì, crescendo, che studi hai fatto poi tu alla fine? Ciao Daniels, minchia, Daniels allora, mi io... ha messo il follow 4 volte forse, Daniels. Vai, ti giuro, guarda, ci sono certe... Ah, Daniels, porca puttana, ci sono delle persone che vengono qua, mettono il follow e li ritrovo che rimettono il follow a distanza di tipo un mese. Ma pure a me me lo fanno, lo sai, solo per sentirmi dire tipo musichetta di Pornhub, cose capito? Così, tipo Gino Ginocchio è uno di quelli. Dice quello, porca miseria. No, dai, allora, poi ecco, gli studi che hai fatto. Allora, gli studi, io ho iniziato con la ragioneria, come scuole superiori, che ho mollato in secondo e poi ho chiuso, diciamo, con un istituto professionale. E niente, il mio percorso di studi è stato molto difficile, perché ero un ragazzo abbastanza complicato dai 14-15 anni in poi, perché avevo preso quella piega del quindicenne un po' cagacazzo, un po' indisponente anche nei confronti dei genitori, che è brutto da dire, infatti mi auguro che nessuno di voi si tratti male i propri genitori, però comunque penso che ci sia un periodo della vita in adolescenza che comunque rende questo inevitabile, perché ti senti magari non capito, senti che vorresti fare cose per le quali sei limitato, quindi diciamo che... Beh, quella è quella fase che comunque in un certo senso alla fine ti fa anche un po' crescere, dipende come ne esci, cioè non è necessariamente una cosa negativa, secondo me. Poi dipende, effettivamente, se si può evitare, insomma, magari, dai... Esatto. Poi nulla, mi sono iscritto all'università, ho studiato organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e private, ho mollato
il terzo anno a sei esami, mi mancavano sei esami praticamente per finire. Mi mancano sei esami per finire per laurearmi. Tu ti chiederai perché stronzo non hai finito di laurearti. No, perché... non te lo posso chiedere. Sai perché? Perché mia moglie gli mancavano tipo due esami a giurisprudenza e ha mollato poi. Quindi non te lo posso chiedere. Quindi capisci, cioè ci sono una serie di cose nella vita che poi ti rendono, ti fan dire ok, forse non è quello che, cioè posso mettere un attimo in time out la cosa, ecco, è stato così. Perché comunque la mia cosa che mi premeva era lavorare all'inizio, perché lavorare è essenziale, cioè era la prima cosa che volevo fare. Quindi aspettare gli studi per potermi mantenere, fare cose che mi piacciono era pesante per me, per come ero abituato io, per quello che era il mio... No, poi il senso di indipendenza, il senso di indipendenza esatto. È una cosa che è bello, auspico, è implacabile. Esatto, auspico insomma che tutti voi ragazzi sviluppiate un senso di indipendenza non troppo tardi, perché comunque è bellissimo essere indipendenti, davvero bello, quando nessuno davvero ti può dire nulla, perché quello che hai fatto è frutto del vostro sudore, cioè quello che avete fatto, no? Quindi ci sta. Io calcola, sono andato a vivere da solo, che avevo 18 anni, sono andato a vivere da solo con la mia attuale fidanzata che è Sofia, stiamo insieme da 8 anni e mezzo. Ah, Sì, io ho appena avuto la prima possibilità di poter fare, diciamo, questa cosa, sono andato proprio a vivere da solo perché non ce la facevo più, anche perché essendo con i genitori separati, magari tu lo saprai anche tu, visto che ce l'hai anche tu separati, e avevo quella sensazione di essere sempre un pacco postale, cioè prima andavo da mamma, poi da papà, mi portavo sempre una cosa, poi mi portavo l'altra, poi perdevo la cosa lì, la cosa là. Certo, mi sono rotto le scatole, ho detto ok, si lavora, vado a vivere da solo e via, tagliamo la testa al toro. Cioè. Voi regolatevi tra di voi, tranquilli, non mi mettete in mezzo. Però dai, sì, dai. Oh, esatto. Vamos ragazzi, lettera C. Oh, io parlerei per ore, però ragazzi, dobbiamo andare avanti con l'alfabeto, cazzo, quindi vediamo cosa c'è alla C. Ah, Come è nata questa passione per COD? Allora, la passione per COD è nata... No, tra l'altro qua c'è un elemento che si può dire che è stato forse la persona che mi ha fatto venire la passione per COD, che è Dwayne, quel ragazzo che vedi, che è un mio amico stretto. Pratica, quando è uscito Verdansk, quindi quando è uscito il primo BR di Warzone, io non toccavo COD da Modern Warfare 2, quindi dal 2009-2010, così. Ah, okay. Ho ricominciato a giocare questo gioco, quindi Warzone, era abbastanza scarso, tra l'altro ti dico, la prima periferica che ho iniziato a utilizzare era MK, cioè io giocavo ad MK prima su Warzone. Mamma, poi sei passato al lato oscuro. Poi sono passato al lato oscuro perché? Perché comunque io sono nato come paddaro, sono sempre stato paddaro in qualsiasi gioco della mia vita, cioè non avevo mai toccato MK prima di COD. Lui invece, Dwayne, che era questo mio amico qua, giocava ad MK, quindi mi ero mezzo casato e giocavo così. Che succede? Poi vabbè, era una cosa molto fine a se stessa questo giocare a Call of Duty. E i miei amici mi abbandonano, quindi rimango totalmente da solo a giocare. Quindi periodo fine quarantena e successivo sono rimasto proprio da solo. E ho iniziato a giocarmi le solos che sono in Roma, proprio a palla. Cioè, io giocavo solos, giocavo 1v3, 1v2, giocavo ritorno a riempimento. Io c'ho l'ansia, le solo. Ti giuro. Perché comunque mi è venuta proprio la passione del gioco. Cioè proprio mi sono messo lì a tryhardarmelo. Poi però sono arrivato alla conclusione che è il motivo per il quale le mie stream sono così, cioè... A me non piace aprire la stream e giocare COD perché voglio tryhardare su COD. Cioè, COD per me è un margine che è bello giocare, mi piace, mi diverte, però non riuscirei a far solo di COD la mia stream. Cioè, comunque il mio giocare a COD non è una cosa che può essere fine a se stessa, solo a giocare e basta. Cioè, se non lo abbino a qualcos'altro mi rompo i coglioni, cioè te lo dico proprio sinceramente. Ma ci sta, questo è l'errore, guarda, questo a me me l'hanno sempre detto pure i moderatori, no? E questo è l'errore che stavo facendo anch'io. Mi stavo dedicando a COD come se fossi un player di COD, no? A parte che io sono scarso, cioè sono... Tu sei più forte, quindi partiamo da questo presupposto. Però effettivamente chi vedeva le mie live, che senso aveva vedere le mie live se mi limitavo a giocare a COD quando ci sono tantissimi altri pro player di COD? Allora dovevo cercare quel segreto, quel trucco per renderlo un po' più vivace, che poteva essere appunto... la cosa goliardica, magari lo spotto, magari io certe volte me ne vado a girare in mappa come se cercassi per esempio la strada per andare a una via particolare, cioè come uno scemo, no? E queste cose mi rendo conto che magari piacciono di più e ho iniziato ad avere questo approccio diverso, che è la cosa, capito, più giusta, però hai altre qualità. Sì, ma poi tra l'altro se ti posso dire, al di là di quanto tu possa essere forte su questo gioco, secondo me... a meno che non sei veramente una persona molto forte come possono essere tante altre persone che non sto manco qui a citare, secondo me far del gioco però tante persone che comunque si mettono nelle stream e poi rimangono demoralizzate per i numeri perché non crescono eccetera eccetera,
E secondo me, nella mia umiltà, nella mia ignoranza, per quello che è stato il mio percorso, ti dico che comunque farti COD, l'unica cosa, il tryharding, mettersi lì, puoi avere anche la miglior qualità del mondo, però la gente penso che se vuole vedere uno che tryharda va dal migliore, ok? Cioè va proprio dai migliori, cioè, capito, sono quelli, cioè, più conosciuti. È difficile che uno che è forte, a meno che non è in top 250, riesca a emergere o comunque... No, ma è la stessa cosa che immagino facciamo anche noi. Cioè io quando voglio vedere, magari se c'è qualche torneo, parliamoci chiaro, cioè è normale che magari sei più, capito, spinto a guardare il... È logico, vai a vederti la pod, quella che sei per certo che è skillatissimo, è super forte, capito? Ci sta. Siamo solo alla C, siamo solo alla C, ma per poco ragazzi, perché adesso andiamo alla D, e alla D, ragazzi, proviamo. Alla D ho paura. No, doppiaggio. No, dai, vedi, D come doppiaggio, doppiaggio. Doppiaggio, ok, mi piace. C'è questa passione tu per il doppiaggio, ma... Allora, ti dico, conto. Questa cosa del doppiaggio è stata una cosa strana, perché allora io ti parto da questo percorso che, mo forse ti farò perdere tempo, ma te lo cerco di sintetizzare in breve. Allora, figurati, io prima di streamare... Per te, non so se poi hai degli impegni, però... No, vabbè, non ti pare. Io fino a mezzanotte meno qualcosa non ho problemi. Poi non so com'è la tua scaletta, quindi poi... La mia scaletta è che io poi alla fine vado a dormire, quindi... per me pure fino a luna. Allora, dai. Io prima di streamare, lo sanno in pochi della mia chat, perché comunque tendenzialmente, nonostante un sacco di producer tra i miei abbonati, non l'ho mai detto. In pratica io rappavo prima di streamare, quindi comunque avevo sempre questa passione per... per il rappare, per lo slang, è sempre una cosa che mi è piaciuta, no? Il modulare la voce è una cosa che già facevo prima, che mi piaceva. Succede che poi in streaming, quando sono nati una serie di meme, ho capito che uno dei doni che forse ho, e forse è il principale, si può dire, è che quando parlo riesco a fare, che so, riesco a fare voci molto diverse, come se stessi facendo un film, amico mio. E tipo in questo modo, capito, mi gaso anche io e riesco ad avere un... Non so, all'interno della stream questa cosa mi... Non so, forse eleva il termine sbagliato, però mi gasa, perché è come se io riuscissi, mentre sto facendo il mio personaggio, a crearne tanti altri che sono come se fosse un multiverso di me stesso, capito? Cioè, è una cosa un po' malata, però... Deve essere, secondo me, un patito di Tarantino. Eh già, vabbè, Kill Bill, ti posso dire che sono forse i miei film preferiti. Sì, perché comunque questo stile che tu fai quando ti gasi, eccetera, eccetera, mi ricorda molto, diciamo, i personaggi tipici dei film di Tarantino, quando... ma anche, per esempio, che so, tu, anche tipo Trainspotting, per esempio, no? Anche, esatto, cioè, quei personaggi un po', no? Ti ci vedo proprio. E poi, ragazzi... Sì, perché è l'enfasi, cioè, secondo me... Io te l'ho detto, sono molto estremizzato. Secondo me questa cosa mi estremizza ancora di più e mi dà tanta enfasi nel fare quello che faccio. Beh, sì, ti dà forza. Sì. Dai. Lettera E, ragazzi. Cosa ci sarà? Mai, alla E, Che cosa c'è alla E? Cosa c'è? Come esperienza di questa tua esperienza sui social in generale, non solo su Twitch, perché io ho visto che tu comunque stai sviluppando una bella esperienza anche, che so, su TikTok, ti stai spingendo, stai comunque cercando di crescere anche su YouTube, no? Quindi leghi tante cose, diciamo, no? mi sto dedicando un po'. Sì, YouTube comunque sarà un freebooting dei gameplay, giusto così per far capire quello che so fare. TikTok è stato un background, che è stata la prima cosa nella quale mi sono approcciato sul serio, e questo lo devo a Naito, che è Danilo Lian, che sarebbe mio editor, lo conoscerai sicuramente, sì, Naito, sì, Core, sì, molto molto forte. Naito è stata la persona che mi ha spinto sempre a fare quello che faccio, ok? Lui ha sempre creduto in me già dall'inizio, anche quando io comunque non è che avessi palesato già tutte queste cose, tipo il doppiaggio oppure altre cose che sono poi nate successivamente nei meme. E lui, dal punto di vista qualitativo, mi ha sempre impostato uno standard, cioè mi ha fatto sempre capire quello che era la qualità alta, tra virgolette. E io, in un certo senso, lui mi ha sempre casato, perché ti dico, boh, quando facevo i video che gli mandavo le clip, vedeva che parlavo bene, mi fa comunque, parli benissimo, ti spieghi bene, fai così. E io poi, è stata una cosa che abbiamo iniziato sto percorso insieme, e poi tra un video e l'altro vedevo che andavano virali, cose così, e quindi... Sì, ma sai cosa anche? Io noto che tu c'hai una ritmica comunque molto credibile, è quella la cosa. Cioè, quando tu per fai... ritmica cosa intendi? La pubblicazione? No, il ritmo, proprio quando spieghi le cose, no? E nella tua voce c'è un ritmo che comunque non va a discapito della comprensibilità. Ed è una cosa difficile, nel senso, molti magari... Sai che comunque oggi... I video in media vengono visti per circa 30 secondi, quindi bisogna comunque fare dei video restando nei tempi, no?
adatti alla concentrazione delle persone oggi. Vero. Tu c'hai un ritmo quando spieghi le cose che comunque riesci a stare in quei 30 secondi, ma non a discapito della comprensione, nel senso che molte persone per stare in quei 30 secondi magari non si capiscono bene, alcune parole magari se le mangiano, alcune cose. Invece vedo che tu sei molto preciso, si comprende tutto, sei pulito nella voce, questo penso anche per la tua passione a questo punto. Sì, diciamo che grazie a quello che forse boh, non so come dirti, forse capacità di sintesi e dialettica sono delle cose che comunque fanno parte di me, cioè nel senso io sono comunque uno molto fissato che cagava il cazzo sempre a tutti i miei amici quando che so sbagliavano i verbi, per dirti, cioè, sono una persona molto rompipalle, quindi capisco, boh, forse questa cosa mi aiuta, non so, mi viene abbastanza spontaneo in realtà. Ma io stavo sul cazzo a tutti per sta cosa, cioè proprio stavo sul cazzo a tutti. Sì, infatti c'è un nemico che si chiama Luigi che mi odia. È arrivato il professore, minchia, mi faceva incazzare ancora di più sta cosa. Cioè perché tu magari, no, gli chiesto magari, se io avrei... Minchia, mi saliva tipo mi si chiudeva la vena. Dicevo, cioè, tu che facevi? Ma avessi, porco. Hai capito? Io dicevo, avessi. E loro rispondevano, è arrivato il professore. Ma che cazzo è il professore? È italiano. Cioè, non è che voglio dire. Mi sento sempre a disagio per questa cosa. E quindi niente. Poi io dicevo, divento pure io così. Cioè, inizio a parlare pure io così. Ah, perché non si dice? Redento! Dai. Ah, non posso? Proprio ho lo stile di cosa, così, di Salvini, mamma mia, ragazzi. No, sì, non parliamo di politica. Shish. Non parliamo di politica. Prossima lettera. Siamo alla F. Alla F, ragazzi, qualcuno si lamentava che non c'era dottore alla D, ma perché dottori. Mi sono voluto tenere una lettera per entrambi, ragazzi. Fregni e dottori. La combo. La combo. Come sono uscite sti men? Come ti sono venuti? Allora, guarda, darti una risposta su sta cosa, penso che anche per chi mi seguirà tanto, forse è impossibile risalire a come è iniziato tutto ciò. E boh, la roba del dottore era, all'inizio era tipo dottore ingegnere laureato, cioè capito? Quando tu arrivavi da me c'avevi i massimi titoli semplicemente entrando nella live, capito? Era questo il meme, capito? Era la combo. Sì. Poi il fregno, boh, cioè non ti riesco a dare una risposta, perché i meme che si sono creati da febbraio ad oggi sono delle cose che sono state così spontanee, così naturali, così inclusive all'interno della live, che poi sono diventate parte integrante ed è difficile per me dirti da cosa è partito, boh, dalla chat, da chi mi segue, da me che sono rincoglionito, da una serie di cose comunque. Ma però si è consolidato bene poi alla fine, dopo si è consolidato bene, sì. Il fregno che mi spiazza, cioè il proprio... La prima, cioè... Allora, il fregno, adesso me lo ricordo. Allora, il fregno è nato semplicemente perché io una volta, non mi ricordo a chi, mi aveva scritto in chat, gli faccio, lei è veramente un fregno, cazzo, tipo detto in questo modo. Questo ragazzo me l'ha scritto tipo la sera stessa, il giorno dopo e il giorno dopo ancora. Siccome io venivo che facevo pochi numeri, ok, sì. E ne ho iniziato a fare di più conseguentemente così a caso, cioè nel senso che sono state una serie di cose che mi hanno fatto fare più numeri e boh, cioè ho avuto più persone. Quindi poi io le persone all'inizio me le ricordavo tutte, perché non so te come sei, però quando sei abituato a streamare con poche persone, quelle persone sì. Poche che vedi te le ricordi a memoria come se fossero i tuoi cugini letteralmente, cioè capito? Sì, sì, sì. Quindi sì. Poi boh, ho iniziato a stare al gioco del meme e boh, era figo, cioè forse piaceva più a me che loro, no, certo. Allora io invece c'ho... Allora, io in realtà ho una memoria di merda. Sarà anche l'età, raga, oh, c'è 41 anni. Allora, praticamente capita che arriva magari il tizio che non vedo magari da un mese, no? E allora gli dico, ma perché, che lavoro fai? E lui risponde, minchia, ti ho raccontato praticamente tutta la mia vita lavorativa. Io ho capito, porca puttana, ma non ti vedo da un mese. Mi sento a disagio, mi sento un po' in colpa poi. Però vabbè, no, diciamo che la memoria, per chi è sempre in chat, tipo c'è per esempio MZ Hyde, che è Antonia, che praticamente è perennemente in chat, da prima che starto la live. Tipo c'è Redentore o altri che scrivono in chat mezz'ora prima che starto la live, cioè quindi questi giustamente me li ricordo bene. Però, vedi, tra l'altro la dottoressa Hyde la condividiamo, ti posso dire, perché è sempre anche da noi. Vedi, no, me l'ha detto. Ormai dopo stasera sei di famiglia, ti dico una cosa che ti zaggio, vuoi fa pesce, no? Allora, ma ti dico un'altra cosa, allora oggi ho aiutato Madama per, vabbè, un amico streamer per sistemare il GoXLR, praticamente Antonio Versace, ci vede su Discord, entra... iniziamo a cazzeggiare perché lui è un altro che si memorizza tutte le frasi che diciamo noi, no, sul GoXLR e ce le ripete, ok? A un certo punto
dice: ah vabbè, state facendo cose serie, allora me ne vado. Se ne va da Discord. Dopo neanche 10 minuti arriva un meme su Telegram che ha scritto Ryuk: quello che stanno facendo Xion e Remalama su Discord, quello che vede Antonio. E c'era un meme di due che si lanciavano dei pesci addosso. No. Che facevamo pesce pesce. Cioè, spiegata così è strana, però poi se avete modo di vederla, raga, capirete, capirete. Fantastico. E quindi, siete dei fregni e dei dottori, cazzo. Andiamo avanti. Dai, ci provo. Sei veramente dei dottori, cazzo. Vedi. Lettera G. Lettera G. Oh. G come? Goxir. Goxler. Goxler. Voglio sapere vita, Go morte e miracoli. Vita, morte e miracoli di questo GoXLR. Allora, il GoXLR... Allora, questo ti posso dire che forse è stata la cosa migliore che mi sia successo nella mia vita. Cioè, il miglior acquisto è quando tipo compri un sacco di cagate nella tua vita. Ecco, il GoXLR è stata quella cosa che tu hai speso tipo 400 euro, perché comunque costa questo. Però gli dai un senso diverso rispetto alle altre cose. Perché se non fosse per questo, ti dico, la mia stream probabilmente non potrebbe esistere. Cioè, non potrei... Non sarebbe sicuramente così. Questo... Xionero è nato che io avevo comprato il mini prima, il mini quello piccolo, sì, dove sì, non puoi sì, fare sì, tutte le robe che faccio sì, ora. Però allo stesso tempo io avevo iniziato a fare la roba degli alert con un programma che non mi ricordo come si chiamava, che ti faceva tipo settare i vari alert tipo sul tasterino numerico dalla tastiera del PC. Ma pure io facevo così all'inizio, sai? Quindi io prima, anziché spostare la mano sul GoXLR, la spostavo sulla tastiera da streaming che era qua, quindi sì, io c'avevo sì, il pad qui. Cioè, prima era, credimi, se tu passavi nella mia live all'inizio e vedevi quello che facevo in quel modo, che era scomodissimo, Madonna, era proprio folle, capito? Sì, sì, sì. Al che vedo che c'era sta roba, sto GoXLR, che costava di più, la versione stessa di quello che avevo. Ma vedevo che c'aveva tutti quei tasti, ho detto, vabbè, proviamolo. All'inizio non riuscivo a usarlo, Xionero. Cioè, ti dico, i primi 3 giorni ero più impallato che il resto, quindi avevo depotenziato la mia stream in quel momento. Poi dopo 4-5 giorni tra, la voce di Venom e altre cazzate del genere, sono riuscito comunque a, a inglobarlo in me stesso, a farlo far parte del mio personaggio. Mi sono innamorato di sto coso. Cioè, se tu mi togli sto coso, probabilmente a me mi viene... No, lo so. Ma ora ti racconto la mia avventura. Sai che io ne ho avuti due con XLR. Cioè... Ti spiego cosa è successo. La prima volta l'ho presi praticamente da un ragazzo su eBay. Parliamo del GoXLR, okay, quello grande sempre. E mi arriva, niente, mi rendo conto che a volte tipo si riavvia da solo. Cioè faceva degli scherzi stranissimi. Tu capirai che se succede una cosa del genere mentre sei live, sei fottuto. Sei fottuto anche perché ti si ripristina il profilo ogni volta, esatto, che si riavvia. Poi devi vedere Windows, se qualcosa, insomma, eccetera eccetera. Allora a un certo punto l'ho fatto vedere a un mio amico. Sto mio amico ha detto: guarda, sicuramente è qualcosa sulla scheda, perché avevo la sensazione che proprio fosse elettrostatico. Non so spiegare, certe volte sembrava che prendevo la corrente quando lo toccavo. Cioè, quindi greve. Sì, hai visto che senti quella mini vibrazione, no? Quella cosa là. Sì, brutta. Bruttina. Allora lui mi ha detto: guarda, dammelo, che se si può riparare te lo riparo. Poi alla fine mi dice, sempre lui, mi dice: ma lo vuoi vendere? Che lo tengo per me, lo uso io, perché lui pure stream. Te lo vendo, ma quando cazzo te lo devo vendere? Cioè, nel senso, no, mi pia un attimo. No, tranquillo, vendimelo quanto l'hai pagato tu, oppure... Io l'avevo pagato una fesseria, quindi alla fine... come se lo fosse preso lui. Magari l'ha giusto. Gliel'hai summato praticamente, come sì, si dice da me. E poi ho deciso di prenderlo nuovo su Amazon. Anche se l'ho preso quando mi pare veniva 3,49. Veniva. Anch'io. Allora l'abbiamo preso nello stesso periodo. Perché anch'io l'ho preso quando era scontato a 3,49. Sì. Poi è scomparso per un po' e poi è ritornato a 400 e passa. Ha avuto un'impennata. Esatto. Sì. Bello, però è bello. Cioè io alla fine... non lo uso tantissimo, però magari lo uso quando devo raccontare delle cose con le voci modificate. Non so se si sente su Discord. Però tipo, benissimo, assolutamente sì. Tipo così, eccetera, eccetera. E poi, vabbè, qualche effettino. Tipo, per esempio, a un certo punto... Adesso gli occhiali. Ieri ho fatto la live, ho cambiato tipo 300.000 occhiali. Quando hai visto, magari devi mettere la musichetta che si adatta con un tipo di stile. Allora queste cose qua, no? Allora faccio partire magari la musichetta. Sì, ma è molto versatile comunque. Secondo me lo si può utilizzare in maniera molto personale. Cioè, se uno c'ha fantasia, esce qualcosa di fighissimo questa roba. Bello, bello. E andiamo avanti, ragazzi. Sennò il GoXLR gli diamo troppa importanza, poi ci devono pure pagare, che cazzo, eh. Infatti. Oh, Peshmerga TV, benvenuto. È veramente un fregno, cazzo. Peshmergone musichetta di Pornhub per lei, nel dubbio. Pornhub. H come Hospital. Tu hai vissuto Warzone, il primo.
Sì, ahimè, ho vissuto Warzone il primo. Che ricordi hai? Se dico Hospital, cosa ti viene in mente? Cioè, eri un land... Beh, Hospital era uno degli Hotland miei preferiti. Allora, io ero un pazzo, perché io quando ero un bot, perché vabbè, adesso non è che sia un fenomeno, però comunque quando ero proprio scarso, che giocavo da MK, te lo può dire anche Dwight, che è il mio amico, nonostante noi fossimo comunque abbastanza scarsi per la media della lobby, e noi comunque ci fiondavamo in Hotland perché il nostro obiettivo era quello di prendere talmente tanto pesce che prima o poi l'avresti inglobato e saresti stato tu a dare il pesce agli altri. Oh mio Dio, ma parla di me adesso, cioè è il mio presente questa storia. Cioè, sai che io sono quello che dice sempre, raga, scendiamo a Farms. Nonostante a Farms ci scende mezza mappa, io dico, dai raga, però mi raccomando, tutti insieme. E allora sì. Pingo esattamente quel metro quadro sul tetto. E se non vengono con me in quel metro quadro, io mi incazzo e dico, ma avevamo detto insieme. Porca miseria. Esatto. Sì. Guarda, ti dico che penso che sia un master di tutte le persone che giocano comunque con i propri amici. C'è un infrangente dove tu starti la partita e dici, raga, mi raccomando, tutti insieme, come dicevi tu. Sì. Poi finisce che per sbaglio, prima di morire, le due persone si separano di 10 metri. Vedi che parte la lite del tipo, ah, ma tu non eri con me, ma dove cazzo eri? Questo era il must, penso, di tutte le persone che giocano Warzone. Ah, poi certe volte sai che mi dicono, ma perché non eri con me? E mi rispondono, non avevo armi. Ma cazzo, ma nessuno ha armi. Siamo appena scesi, cioè non avevo armi. Allora, con la pistola, ragazzi, tutti con la pistola, vai, a pugni. Poi ci sono quelli che dicono, a pugni, mi raccomando, a pugni. Cioè, mi raccomando, il segreto di Warzone. Vabbè, tra l'altro, comunque, per Dusk, ti dico, se non fosse esistita come mappa, probabilmente se avessi iniziato a giocare già con Caldera, non so se mi sarei innamorato del gioco in questo modo. No, non credo, sincero. Allora, il bello sai qual è? Allora, qua continuo ad attivare la lavagna, però ragazzi, in realtà quella lavagna è un'altra lavagna che non vedete nelle interviste, è una lavagna che vedete con dei punti e dei bit che si possono riscattare per farmi fare delle cose, però questa, durante l'intervista, è un'altra lavagna, quindi probabilmente dovevo toglierla, però vedo che vi piace cliccare su attiva lavagna, comunque è un punto canale, vai, andiamo alla prossima allora. Oh, comunque raga, era il land preferito di tanti, Hospital, eh? Cioè, Hospital era bello sia per i tryharder sia per i casual, però Hospital, sì, secondo me, io avrei voluto essere, come dire, forte come lo sono ora, cioè comunque più bravo rispetto a come ero prima, e per poter giocare tutto quel game style tipo con l'elicottero, sì, tutto quel game style che prima non riuscivo a fare, che non era impensabile per me proprio a livello di gestione del gameplay, va. Io prima cercavo l'HDR e mi piazzavo in alto sperando di cecchinare gente. Questo era il mio gameplay. Yeah, 80 di FOV, minchia, è vero. Ma tu hai iniziato a giocare da PC oppure da console? Allora, io ho iniziato a giocare da PC, ok, sul portatile, dove c'avevo 120 di FOV, ma era un 13.6 pollici, una roba così, quindi il mio 120 di FOV era praticamente l'astigmatismo. Quindi, poi sono passato a PS5 a gennaio e poi a marzo subito sono ripassato a PC, quando poi ho iniziato a streamare, di 2 anni fa. Il rapporto hai con l'informatica, in generale? Con l'informatica ero un mini jack quando ero piccolo, nel senso che, vabbè, cose che non posso dire, modifiche varie, eccetera. No, aspetta, mini jack, il cavo o jack nel senso mini jack settimo? Cioè... No, i jack, come si dice, cioè nel senso quello proprio, era quello informatico. Ah, ok. Sì, tipo non so, per dirti, la modifica SATA dell'Xbox, quella che si faceva con il lettore, sì, con il cavo rosso che si faceva dentro il... Esatto, io quella l'ho fatta a 13 anni, ero proprio fulminato. Quindi mi è sempre piaciuto in generale il discorso informatico. Jack di Rodel, allora io, vabbè, non so se lo sai, io sviluppo. Me l'aveva detto Don Fana questa cosa. Sì, difatti tante cose, tipo pure questa lavagna con il testo che esce così in base a un comando, è tutto sviluppato da me. Non si trova, diciamo, questa cosa su... come plugin o robe varie di OBS, queste cose qua. Ottimo. Ma anche come tipo, che so, gli sponsor. Io ogni tanto faccio uscire gli sponsor per alcuni amici, no? Che sono sempre presenti in chat, no? E c'ho lo sponsor, magari c'ho il pannello con tutti i pulsanti, con i loro nickname, quelli più stretti. Ogni tanto faccio uscire una schermo, una cosa su di loro. Insomma, tutte queste cose qua. Anzi, poi... Se insomma vuoi fare qualcosa di carino, poi magari ne parliamo e vediamo se riusciamo a fare qualcosa pure per, certo, per te, si può vedere, tipo, assolutamente. Ti può piacere. Andiamo avanti, ragazzi. La I l'abbiamo fatta. Siamo alla L. L come lifestyle. Il tuo stile di vita, dai. Partendo dalla mattina,
fino a notte. Allora, il mio stile di vita, ti dico, è cambiato recentemente, perché io, come ben sai, facendo la mezzanotte prima avevo uno stile di vita che era molto improponibile. Allora, tipo, fino a 2 settimane fa io letteralmente dormivo fino alle 14, alle 15 andavo a lavorare, alle 19-20 finivo di lavorare, mangiavo, riposino di un'ora, andavo in stream a mezzanotte e poi staccavo praticamente alle 4-4:30 e poi alle 8-9 di mattina andavo a dormire, perché poi io c'ho sta cosa che non riesco a dormire subito, capito? Quindi poi mi slittava tanto, sì, poi il discorso di andare a dormire. Boh, ti posso dire, in generale nella mia vita il mio lifestyle è molto sedentario, cioè io sono una persona che lavora seduto, streama seduto, sì, e a momenti anche caga da seduto, quindi la maggior parte delle cose le fai da seduto. Scusa, aspetta, mi stai dicendo che le persone normali in genere cagano all'impiedi? Cioè, aspetta, questo è uno spoiler. No, non so, no, non so le abitudini degli altri, comunque c'è chi... No, perché hai detto, a momenti cago anche da seduto, ma perché, scusa, come volevi cagare? Cioè, nel senso... Beh, ma guarda che comunque quando uno impara a sniper Arex e Nerone, cioè, in tutti i modi... No, di Cecchina. No, no. Non allora, scherzare. Allora, ti dico, comunque, in linea di massima, io ho un problema nella mia vita, che non è un problema, è una cosa che forse è un problema per gli altri, tipo per chi mi sta vicino, perché comunque ho poco tempo da dedicare. So anche Sofia, io ci sto insieme da 8 anni e mezzo, negli ultimi 3 anni, che da quando mi ci sono messo più o meno a far questo, tendo ad avere poco tempo per lei. Perché questo? Perché la stream mi impegna un sacco di tempo, fare i TikTok mi impegna un sacco di tempo, prepararmi i video per la mattina di quando vado live mi impegna tempo, e prepararmi, che so, l'arma, la build del giorno, il content, quello che va fatto, mi impegna tempo. Sì. Ma tendono a farlo, Zoschi, esatto. Vero. E quindi niente, mi sono ritrovato ad avere poco tempo per le persone magari che ho tanto vicino a me, che mi supportano tanto, e sembra che sia io ad avere una carenza nei loro confronti, quando in realtà io sono grato per il tempo che mi concedono, comunque per il fatto di sapere che ho poco tempo, però mi sento allo stesso tempo in colpa per non riuscire a fare, cioè vorrei una giornata da 32 ore in pratica, azionerò, cioè la sintesi del discorso è questa. Ti capisco, perché vabbè, io sono sposato, quindi ti capisco benissimo, perché comunque da quando pure io sto cercando di mantenere una programmazione delle live... diciamo più particolare, va, diciamo particolare, non eccessiva, però particolare, allora magari mi ritaglio quei 2 giorni a settimana da dedicare a mia moglie, dedicare, perché comunque mi rendo conto che il tempo non basta mai, quindi giustamente la mattina vado al lavoro, torno alle 6, se poi faccio la live, magari scelgo di fare una live alle 6 e a cena sto con mia moglie, ci vediamo qualcosa insieme, quindi comunque la live dura pochissimo. C'è stato il periodo estivo che ero in ferie, quando lei ancora lavorava, in quei giorni che ho fatto delle live anche di 4 ore, 5 ore, che per me sono tante, effettivamente lì ho notato anche una crescita, quindi chi vuole crescere, insomma, su Twitch, purtroppo lo deve fare. Esatto, c'è un sacrificio che secondo me le persone che ti sono intorno devono capire, altrimenti cioè poi ti riducono al dover scegliere tra te e tra loro e quello che ti piace fare. Secondo me è la cosa più sbagliata e limitante che ci può essere. Io ti dico... Come ti dicevo prima, sono cresciuto abbastanza nel mio piccolo, ovviamente, velocemente, da febbraio ad oggi. Sì. E ogni volta che vedevo che avevo un progresso, che sia l'aumento degli spettatori medi, che sia qualsiasi cosa che mi desse comunque uno stimolo in più, mi toglieva tempo a quello che era la mia vita privata, perché io comunque adesso sono arrivato in un punto dove sto dando il tutto per tutto, quindi che sia YouTube, che sia TikTok, che siano le stream... la gestione della mia community, anche perché ci tengo tantissimo a loro, perché se non fosse per loro non farei nulla, quindi tendo ad avere poco tempo per me stesso, e il che mi va bene, però non va bene agli altri, capito? A chi ti sta vicino non va mai bene questa cosa, ed è difficile anche spiegarlo, farlo capire. Sì, cioè diciamo, no, magari sai cosa, che lo capiscono pure. Però sai cosa, sembra brutto da dire, però giustamente dall'esterno molti si chiedono, ma ci guadagni con questa cosa? Cioè, il lato economico, no? All'esterno, giustamente uno dice, ok, tu stai sacrificando determinate cose, ma c'hai un ritorno anche economico? Perché lì, quando si cresce a un certo punto, uno le cose giustamente le fa anche per avere un ritorno economico, non basta solo la passione, perché altrimenti uno dice, se è solo la passione, quanto mi costa sacrificare quel tempo? Cioè, capito? Esatto, cioè io sono d'accordissimo su questa cosa, infatti penso che sia utopico come discorso, quando qualcuno mi chiede cosa faccio nella vita, ormai dico direttamente che lavoro prima in team, poi dico è anche stream, quando me lo chiedono magari quelli che sono un po' più grandi, quelli che...
hanno meno la conoscenza di quello che è Twitch, eccetera, eccetera. Però sul discorso economico, cioè, c'è una cosa che Zoschi o comunque chiunque viene dalla mia chat lo sa, io non chiedo mai la sub ed è una cosa sbagliata perché dovrei farlo, cioè io la sub la devo chiedere. Però il discorso è che mi sento così ancora, come dire, cioè io sento che in questo momento sto crescendo, devo dare a livello di contenuto, poi il discorso delle sub e del guadagno, che è la cosa della quale avrei più bisogno, perché non ti nego che, cioè, io investo tanto in quello che faccio, lo stipendio che prendo, non è... Cioè, io piglio poco, cioè, non è che uno stipendio che è esagerato, quindi la maggior parte di quello che ricavo, che sia da Twitch, che sia dal mio lavoro, lo spendo quasi sempre in attrezzatura o comunque in quello che... cose che devi fare durante la giornata, ecco, va, quindi mi farebbero comodo. Però penso che nell'arco del tempo, quando tu cresci, la tua crescita organica è anche quello, c'è anche la sub. Cioè, io penso anche quello. Sì. Quindi, boh, io do priorità in questo momento alla mia crescita, poi il discorso delle sub, non sto manco a chiederle perché secondo me... No, ma... Non sono ancora come offerta, cioè, come ti devo dire, non lo so, non mi sento ancora, boh. Ma sono è utopico per me questo discorso. Ecco, io spesso penso anche bisogna capire anche come chiede uno la sub, cioè nel senso, ci sono persone magari che hanno un po' la faccia tosta, facciatissime, no? Faccia tosta di dire che cazzo è fatta la sub, e regalate le due sub, regalate. Magari quelle persone riescono anche a ottenere qualcosa lì in quel momento, però non è quell'affiliazione che tu ti aspetteresti da una persona che effettivamente crede in te e magari si è esatto, che era quello, esatto, scusami, perché capito? Era proprio quello che ti volevo dire prima, cioè il fatto della sub di non chiederla, cioè comunque è una cazzata perché dovresti farlo, però la sub che ti viene data dalla persona che te la fa di sua spontanea volontà, stai sicuro che quella è una sub che 5, 6, 7 mesi, se tu continui a grindare a fare quello che fai, quella sub ce l'avrai per sempre, secondo me. Ti faccio... Quando tu rispecchierai il contenuto che quello cerca, ovviamente. Ti faccio un altro esempio, no? Ieri è venuto un ragazzo mentre facevo la live musicale, no? Stavo facendo, sai, musica commerciale, ci suonavo con la chitarra sopra, eccetera, eccetera. E sto ragazzo ha messo il follow e ha scritto: ho sentito questa musica, non potevo non mettere il follow. Allora lì, in quel momento, io gli ho detto: e allora sai che cosa ti dico? Questa qui la dedico a te. E ho cambiato canzone e mi sono messo a suonare. Lui dopo un po' ha risposto: e dopo una dedica del genere non posso fare che una cosa. E si è abbonato con il Prime. Cioè, a volte, no? Io credo che più che chiedere espressamente una sub, dare la giusta importanza a chi viene, chi ti segue, chi no, è un ritorno più bello. Cioè, quando poi esatto. Magari quello si... Io penso che tu, vedendo le mie live, l'avrei capito che su questa cosa siamo assolutamente d'accordo. Perché tipo io, quando accolgo qualcuno, la musichetta di Pornhub, per dirti che è un meme, è un modo per darti quell'importanza nell'istante in cui sei entrato da me e farti capire subito innanzitutto quello che è il fatto di quanto sono coglione. E poi ti do l'importanza perché sei entrato. Cioè, non è che non ti cago e continuo a fare quello che facevo prima, capito come ti devo dire? Poi ragazzi, io lo dico sempre, perché io spesso quando faccio just chatting parlo molto di queste cose. Ognuno, ragazzi, di voi, ognuno è importante. Non esiste una persona che viene in live, viene in chat, scrive e rimane nel dimenticatoio. Perché il bello, ecco, delle community è proprio questo: far sentire importanti ogni singola persona. E io lo dico sempre ai miei moderatori: quando viene gente, io oggi sai che cosa gli ho detto? Raga, mi raccomando, quando vengono i ragazzi del Grish, eccetera, eccetera, fateli stare bene, fateli sentire a casa loro, si devono sentire importanti. Ringraziamo la community dell'Oxenerone per questa accoglienza ai dottori, infatti, siamo molto gentili. Vai, lifestyle è andata così. Quindi alla fine, insomma, adesso hai ridimensionato gli orari, tornando al discorso degli orari. Sì, però non ho ridimensionato il mio tempo per gli altri. Certo. No, vabbè, no, quello sì, però diciamo... Perlomeno dormi la notte. Perlomeno esatto. Almeno ho le 8 ore di sonno, ma mettiamola così. Andiamo alla prossima. M come. Che oltretutto ringrazio Zoschi perché ci siamo sentiti su Telegram, che gli ho chiesto un paio di dritte su quest'alfabeto, quindi è stato molto disponibile. Ma serio? Grande Zoschi. Sì. M come musica. È veramente mio cugino. Qual è la musica che ascolti di più, il tuo genere preferito? Allora, la musica che ascolto di più, sarà mainstream quel che dico, però io la trap, comunque rap tipo che va dal 2012 al 2021, tipo le robe tipo Salmo, da Isla Incenso Massacre, cose così, sono il massimo. Ma sai che viene Salmo qui ad Acri, in provincia di Cosenza? Lo so, ho visto il manifesto. Ma non vai a vederlo? Con Salmo... Non vai a vederlo? No, perché non posso spostarmi. Per motivi miei personali non posso spostarmi tutta quella settimana.
Qui c'è il telefono del mio cugino di zeresimo grado. Davide Rosato è mio nonno. E niente, comunque a livello musicale, sì, diciamo che questo è... Io tipo, boh, tipo, questo, una canzone se la caccia da Supreme, la caccia, la sì. produce Charlie Charles, oppure, boh, è un pezzo di Salmo, di Lazza, cioè io sono comunque di questa wave, okay. qui, che sicuramente non so se è affine alla tua, no, perché no. io ti vedo molto più rock a te, no. in realtà, quindi probabilmente... No, direi di no. In tutta sincerità, no. Va bene lo stesso. Perché cazzo. Nasconderci dietro, dico sempre, perché nasconderci dietro un dito? Anche perché dietro un dito, come vedete, non mi posso nascondere. Vabbè, però dai, solamente il mio moderatore Pelle, che stasera non c'è, ascolta, credo, dei miei mod, insomma, questo genere musicale. Sono gusti, de gustibus, ragazzi. Sì, ma perché la maggior parte, la cosa che mi piace è l'ignoranza a me, non eccessiva ovviamente, perché io sono uno che cerca anche contenuti quando ascolta delle canzoni, che poi dirai, è paradossale con la trap, dici la trap non ha contenuti, però ti posso assicurare che ci sono artisti che in realtà lo fanno, ma lo fanno con contenuto. Beh, magari Young Signorino forse o altri soggetti del genere hanno creato un meme su questa cosa che capito, nel tempo potrebbe aver deviato un attimo quello esatto, che è esatto. il contesto musicale, sì, sì. Ma Marianella non è trap, Ryuk, Marianella. No, direi di no. Dai. Va bene, andiamo alla prossima. Comunque è vero, Young Signorino, a parte che ha fatto un boom quando è uscito con quella canzone KK Alfa Z, come cazzo faceva? Sì, vabbè, a me faceva ribrezzo, cioè ognuno ha i propri gusti, però sì, cioè, sì. oggettivamente quelli sono meme, non so. Sì. Non so, c'è cantanti, stato più non so. Un meme che ha fatto, infatti poi le canzoni che ha fatto dopo, raga, non se l'è cagato più nessuno, cioè. No, no, ma infatti è sparito subito come personaggio, sai? È stato di quel trash, cioè è stato quello che ha avuto l'hype più esagerato allo start, però poi è andato proprio in una discesa immediata. Cioè, ragazzi, ciao System, Stefano, come stai? Cioè, raga, ma bella, Sistemone. A livelli di Truce Baldazzi, eh? Cioè, nel senso, Truce Baldazzi io l'ho apprezzato di più. Non so se lo conosci, ma... Sì, cioè, è figlio, cioè. Vendetta vera, non finisce in inglese. Guarda, posso dire una cosa, Truce Baldazzi però è uno di quei meme che secondo me è molto paragonabile a Young Signorino, sì. solo che dislocati nel tempo, cioè uno era magari il meme della trap, quello era il meme del boom bap, capito? Ma era il meme esagerato. Ha sbagliato anno, ragazzi. Truce Baldazzi poteva esplodere. Sì, sì, un precursore. Esatto. Oh, alla prossima, ragazzi. Vi ricordo oltretutto che su YouTube, se fate punto esclamativo social, su YouTube trovate tutte le interviste che ho fatto. Perché con questa siamo a 31. Anche System è stato nostro ospite intervistato. N come nottate. Che playerone il System. Allora, le nottate. Le hai già spiegate prima, si può dire, perché le hai passate, diciamo. A fare le live, sì, le nottate sono state una cosa molto intensa. Allora ti dico, io sono arrivato a farla mattina perché io da aprile ho fatto ogni singolo giorno della mia vita la notte, dove facevo solo un giorno di pausa a settimana, che era il giorno che mi serviva per ripigliare il sonno che avevo perso in tutta la settimana precedente. Ed è stata, cioè, una bella vita, cioè quella della notte è una bella vita in realtà. È bello star di notte, secondo me ispira. Il problema è che lavorando di pomeriggio, io letteralmente, quando aprivo gli occhi, dovevo già lavorare. Quindi arrivavo pure rincoglionito, che sembrava una specie di marmotta. Cioè. Quindi... Ma lo notavano al lavoro? Cioè, nel senso, ti facevano battute, ti notavano sta roba? No, allora, battute no, perché io sono comunque una persona che tendenzialmente è molto carica, sono molto iperattivo, quindi tu, anche se io in realtà sono in after, probabilmente non te ne accorgi che sono stanchissimo, che sono distrutto, ma magari mi vedi le occhiaie, ecco. Mm. Però col fatto che ho degli occhiali abbastanza... spessi, amico, cazzo, tendono tendenzialmente, magari si nota un pochino di meno, ecco, mettiamola così, quindi ti camuffo così. Occhiali anche riflessivi, perché vedo che c'hai un riflesso su sti occhiali che sul viola, sul... Non so perché schermo. Sono quelli con le luci, con le lenti blu, per i monitor. Vedi, ci sta. Andiamo alla lettera O, che poi alla P c'è una cosa legata alle nottate, poi lo vedrai. Intanto andiamo alla O. Che ho paura, io della P e della D te l'ho detto, ho paura. figurati. Oh, come occasione, qual è stata la più bella occasione che tu hai avuto in questo percorso, che ti è rimasta nel cuore, non so, magari giocando con qualcuno in particolare,
O qualcosa che è successo durante una tua live inaspettata? Allora, l'occasione più grande che ho avuto nella mia vita, sempre questo grazie a Night o comunque gli altri miei fratelli di Oni, è stata quella di poter partecipare alla Games Week dell'anno scorso. Bello. Io costinerò alla Games Week dell'anno scorso. Tu dirai, vabbè, ci potevi andare anche da solo. No, non è stata la stessa cosa, perché grazie a loro comunque ho avuto la possibilità di parlare, avvicinarmi a tante altre persone che facevano parte di quel contesto, tra cui anche con Moon, cioè scambiare due chiacchiere sì. contestualizzate con persone che fanno questo lavoro ti ispira tanto. Io calcola, sono arrivato lì alla Games Week che avevo 7/10 spettatori medi, però sono andato comunque come se fossi un libro bianco, nel senso che sì. nella Games Week ti posso dire che tutto ciò che io sono ora l'ho impresso con diverse chiacchierate, discorsi, situazioni che si sono create in quei 3 giorni che sono stato là, che sembra una cazzata, ma in realtà tendenzialmente mi ha fatto crescere un'infinità. Infatti, se tu vedi un mio post su Instagram, ho scritto un papello sotto il primo post della Games Week, dove io sono tornato a casa che era un'altra persona. E io sono arrivato alla Games Week che era una persona che faceva le streaming tranquillo, normale, nella sua, tra virgolette, ignoranza del non sapere di essere un futuro content o altre cose sì, così. Sì. Sono tornato a casa che ho preso ispirazione da tutte le parole che ho sentito. Con un progetto. Sì. Sì, sono tornato a casa con l'ispirazione di avere un progetto e di fare cose. Esatto. Sì, è andata esattamente così. No, ma quella immagino. Quella è stata la migliore occasione della mia vita. Sono esperienze che secondo me sono utili, soprattutto per questo. System scrive: Grisha, a me Danilo nell'intervista voleva fare il verso del lupo, me lo ricorderò per sempre di questo tradimento. Allora, no, tu sei stato l'unico che non l'ha fatto, e questa cosa io la dico sempre quando facciamo le interviste. Quando arriva quel momento, io dico sempre: sai, l'unico che non l'ha fatto è stato Stefano. Quindi... Allora, sì, calcola, sì, stai in vista di Catanzaro, cioè, per quanto non mi possa, diciamo, interessare la cosa calcistica, cioè, questo non glielo posso fare. Continuerai a essere l'unico, vedrai. Allora, andiamo alla P, perché la P, io ti dicevo, è legata alle nottate, perché... P, come? Passeggiate. Io ti spiego, notavo che tu facevi dei post la mattina presto, credo, che facevi questi post mentre passeggiavi, credo, sulla spiaggia in riva al mare. Adesso Sì. Raccontami un attimo, era un percorso, perché? Allora, io calcola che sono una persona che quando gli succede qualcosa di bello, in linea di massima, tendenzialmente ha bisogno di scaricare, ma scaricare c'è... O io parlo tipo con te e parliamo mezz'ora ampiamente, sì, dove ti racconti i cazzi miei, probabilmente ti stordisco e tu mi odierai per quella mezz'ora. Oppure ho bisogno di passeggiare, fare qualsiasi cosa che mi possa sfogare. Io cosa è successo? Che io ho una Akita, che sarebbe il cane lupo giapponese, non so se ce l'hai presente. Mi sa di sì. Penso di ok, sì. questo cane praticamente, che prima scendeva a orari normali, ha subito, diciamo, il mio orario della notte. Quindi lui praticamente scendeva alle 6 del mattino alle 3 del pomeriggio, quindi prima di andare a lavorare, e poi di nuovo la sera prima di streamare. Io la mattina mi pigliavo il cane, andavo in spiaggia e passeggiavo, mi guardavo i riepiloghi, le dashboard, cercavo di capire, mi riguardavo i VOD in quella mezz'ora che stavo in spiaggia, cercavo di capire cosa potevo migliorare, quale alert magari si sentiva troppo alto, e se c'erano tipo degli episodi particolari che magari ho dato una risposta, perché tipo quando sei all'inizio e quando qualcuno ti fa una domanda, ti dice qualcosa, ti fa un'affermazione che ti spiazza, tu tendenzialmente dai delle risposte che non so premeditate, cioè le dai in quel momento, non sai come comportarti, ok? Quindi magari a cose strane rispondi un po' così, ignorante. Quindi io cercavo di analizzare tutto quello che era il mio VOD, le cose che mi succedevano, le risposte che davo, per cercare di essere sempre più professionale, perché io sono malato, sono una persona che è troppo... Io sono maniaco del perfezionismo, è una cosa mia. Quindi io tendenzialmente sono la persona che anche oggi, cioè anche ora, e anche domani, se dovessi mai arrivare a fare 500, 1000 o numeri più grandi, cioè i miei VOD me li riguarderò sempre, è una mia malattia purtroppo che... Quindi nulla, la mia passeggiata era prendere il cane, andare in spiaggia, lasciavo il cane libero, mi guardavo i miei VOD, le mie cose, scrivevo a Zoschi, cagavo il cazzo, cioè... era così andava. Ma secondo me non sei l'unico in realtà che lo fa, probabilmente sei l'unico che lo dice, nel senso che io almeno con qualche streamer pure in privato parlando, anche altri mi hanno detto che fanno così, cioè che comunque si rivedono i VOD, si fissano, cominciano a dire forse l'ho sbagliato, cazzo, questo qui stava scrivendo, guarda quanto cazzo di tempo ci ho messo per leggere e rispondere, cioè anche queste cose, no? Effettivamente vogliono dire, magari per una cazzata ti sfugge il messaggio di uno appena arrivato, magari quello là è un donatore seriale. Ci sono,
Cioè, voglio dire, bisogna... Guarda, io ti posso dire che sono uno di quegli stronzi di merda che quando tipo mi riguardavo il VOD e vedevo che uno non l'ho cagato, gli scrivevo in privato. Tipo, se guardi i miei messaggi privati ci sono almeno 5-6 persone che... È successo, scusa, anche questo. Gli dicevo, scusa Doc se non ti ho calcolato, ma stavo pigliato dal game. Ci vediamo domani, ecco così. Poi questi stronzi scrivono sempre quando sei in mezzo a un full team, raga. Oh. Sì, diciamolo, sì, sì. Diciamolo. Io per esempio invece sono il tipo che certe volte, no, se deve scrivere una cosa, si guarda il gameplay e dico, aspetta, adesso muore, adesso muore. Adesso muore. Ma come vedo che muore? Pa, ah, mo ci sono 30 secondi, 20 secondi che deve rinascere, quindi è il tempo di esce. Esatto, esatto. Immagino facessero tutti così, madonna. Ah, andiamo alla prossima, quindi dopo le passeggiate perché scendeva il cane per pisciarlo, cioè sostanzialmente. Esatto. Sostanzialmente. È così, cazzo. System, quindi aspetti che muoia. Ma System, tu non muori mai, però. Sì, vabbè, sì, se aspetti di leggerlo, ma questa è proprio... Per i primi a non scriverli. Questo è proprio un complimento. Scusa, che, dai, visto che complimento. Oh, mi è venuto in mente una battuta... No, ma in game, ragazzi, ovviamente. Mi è venuto in mente una battuta che feci poco prima che intervistai a Jesus, no? Praticamente lui scrisse, cioè lui disse in una sua live... Disse, io sì, sto fumando, praticamente ogni finisco il game e mi accendo una sigaretta. Allora io gli ho scritto in chat, ho lo stesso problema tuo, però considera che i miei game durano meno di 5 minuti. Quindi lui si è era un ritmo più veloce. Lui si è pisciato alle risate quando ha letto sta cosa, e che dice, cazzo, no, allora... Però è vero, raga, purtroppo i miei game durano poco, quindi infatti Ryuk mi cazzia sempre dicendo poggia ste sigarette, poggia ste sigarette. Poi il tabacco, anzi, poi me la faccio una sigaretta, va. Andiamo alla prossima, va, andiamo alla prossima. Andiamo, cazzo. Tossio. Q come? Quadro. Quadro. Allora, te la spiego perché questa qua è... La faccio a tutti, Tu immagina, okay, di avere un quadro dietro di te da mostrare in live a tutti quanti i ragazzi della tua community. Che cosa ci vedi in questo quadro? Boh, posso dare la risposta più stupida che mi viene in mente? Certo. Io metterei la Mona Lisa con la faccia di Zoschi. Io metterei la Mona Lisa con la faccia di un mio moderatore tipo dietro, okay, che sia Zoschi, Zeldro, cioè uno di quelli, proprio perché così quando mi giro e mi rendo conto che la mia vita è complicata. Guarda, sì. Dico, ma guarda te, sto stronzo, sta faccia da cazzo. E quindi poi magari mi rimetto all'opera e dico, ok, cazzo, perfetto. Allora facciamo una cosa, ragazzi. Adesso, ragazzi, ascoltate bene in chat. Allora facciamo una cosa. Se tu mi mandi una foto di Zoschi, io ti faccio il fotomontaggio sulla Mona Lisa e tu però poi te lo devi stampare. Allora facciamo una cosa prima di fare sta roba. Prima lo devo chiedere in privato a Zoschi, perché se no penso mi querela. Dai, pupa, e dovessi avere tipo un'affermazione, una cosa affermativa, dico vabbè, ok, facciamole. Dai Zoschi, lo facciamo, eh? Dai, per il meme. No, non è che lo deve tenere per forza sempre in live, anche se non sarebbe male. Però ci devo pensare. Va bene, dai, dai, prenditi il tuo tempo, facci sapere e poi procediamo. Ci devo pensare. Non lo so, Rick, mi sembra falso. Sfortunato Zoschi, sfortunato Zoschi. Dai, andiamo alla prossima allora. Oh, siamo alla R. Tu pensare vuole no. Relazioni. In realtà, allora, se dobbiamo parlare della tua vita sentimentale, già abbiamo capito che sono 8 anni e mezzo, mi pare di ricordare, sì, comunque sì. È stabile, una relazione stabile comunque, immagino, anche se adesso insomma gli devi dedicare un po' più tempo, mi sa, dopo questo discorso. Diciamo è stabile fino a quando non si romperà le palle di vedere questa mia... che purtroppo è difficile, io te l'ho fatto prima il discorso, è molto difficile da inglobare questa situazione, perché uno dall'esterno magari lei ti dico la verità capisce in realtà, perché tipo Sofia mi ha comprato il PC da streaming, no, ti dico questo per inciso, cioè se non fosse per lei io non potrei proprio streamare. Immagino che ti sostiene anche, infatti mi sostiene parecchio, però è che questo, tra virgolette, chiamiamolo lavoro, perché io spero che diventi questo, è perché mi approccio come se fosse un lavoro, quindi io ci perdo più tempo magari di quello che è il lavoro che mi paga con un contratto a tempo indeterminato. Questo lavoro è una cosa che secondo me chi ti sta vicino magari all'inizio può capire, o comunque tendenzialmente cerca di capire, perché magari ti vuole bene, ti ama, tutto quello che vuoi. Però io penso che le persone hanno tutte bisogno di contatto umano, e quando viene a mancare questa cosa in un lasso di tempo che è troppo ampio,
forse anche la persona che prima ti sosteneva può prima o poi rompersi le scatole, quindi io ho paura di questo. Ma certo, ma perché quindi tu sono... è come se tu immaginassi di avere un orologio sempre sulla testa, no? Cioè del tempo che passa e pensi, ok, quando arriva quel momento in cui viene riconosciuto anche all'esterno come un'attività a tempo pieno, a tutti gli effetti, quando potrò dire, ok, questo è il mio lavoro e magari me ne vado anche dalla team, cioè la faccio lì, no? Effettivamente è una gara contro il tempo, cioè io lo dico soprattutto ai ragazzi della chat, no? Immaginate. Allora, io sono molto in ansia tipo su questa cosa del tempo che dici te, perché io ci tengo tanto a quello che faccio, quindi penso che si veda, ci metto veramente l'anima dal punto di vista anche del prepararmi i contenuti, del fare le cose, perché io... E lo dico con tanta umiltà, cioè nel senso lo dico perché io credo veramente in me stesso, cioè io sono sicuro che il mio avere costanza, questo lo dico a tutti quelli che credono in se stessi, cioè il mio avere costanza sono sicuro che mi porterà da qualche parte in quello che faccio, ok? Ne sono certissimo di questa cosa. Il problema è quanto io riuscirò a reggere e le persone vicine a me riusciranno a reggere prima che questo accada. E questo è il mio orologio, questo è le mie lancette che scorrono, sono solo queste. Io ti dico una cosa, tu nella home di Twitch ancora non sei apparso? In home page dici? Ah sì. No, ancora no, perché il terzo mese era quando la partner lo passerò a fine di agosto praticamente. Io sono sicuro, e te lo auguro ovviamente, che quando avrai lo spazio nell'home page di Twitch avrai un bel colpo in salita. Avevo una bella spinta. Speriamo, me lo auguro. Ti ringrazio solo per pensare. No, perché io sai cosa? Penso, ma al di là ci sono degli streamer, secondo me, che hanno bisogno di più tempo per creare connessioni con la chat. Tu riesci a farlo in modo molto rapido. Quindi comunque una vetrina, secondo me, è più utile magari a te, perché sei un intrattenitore, cioè capito? Mm-hmm. Rispetto magari a qualcun altro che magari è più un pro di un gioco, che magari comunque ha già un seguito, o comunque devono beccarlo nella home gli appassionati di quel gioco. Cioè sì, sì, vedo. Magari dici tu una live che è just watch, cioè con poca interazione, in quel senso lì, no? Ah, partiamo dal presupposto che la home page su Twitch aiuta tutti, cioè, perché altrimenti non esisterebbe proprio il concetto. Però secondo me tu ne puoi trarre molto vantaggio rispetto ad altri, e te lo auguro ovviamente. Speriamo. Ti ringrazio per questa cosa. Il gioco è una cosa sicura. Le uniche persone che sicuramente non si stancheranno mai saremo noi, che ogni giorno siamo a fianco a te in questa avventura. Che cucciolo, lo Zed. Che cucciolo. Andiamo alla prossima. Io e i miei dottori li amo. S come scaramanzia. C'è qualche gesto scaramantico, qualcosa che... Allora, mi sono girato dietro perché stavo cercando il mio gatto nero. Allora, gesto scaramantico... Non ne ho gesti scaramantici. Diciamo che io sono letteralmente la sfiga fatta a persona. Quindi in realtà il mio gesto scaramantico sono me stesso che cammina per strada. E basta. Già che cammino per strada sono scaramantico. Allora, mo, non dirmi che se vedi un gatto nero per strada, il gatto nero si tocca le palle. No, allora lo sai cos'è? Io avendo un gatto nero in casa, io sono fermamente convinto di questo. Cioè, siccome io sono molto legato, tra l'altro, al mio gatto nero che si chiama Loki, il dio dell'inganno, quel bastardo di merda. Loki. E sono molto legato a lui. E sono convinto che il gatto nero, secondo me, se tu lo hai in casa, di proteggere i gatti neri di fuori. È una cazzata, ovviamente, ma è una cazzata anche essere, come dire, dipendere dalla scaramanzia e cose del genere. Quindi, sei mai passato sotto una scala? Sì, ci sono passato. Quando passo sotto una scala, tendenzialmente è la scala che si chiede se è passata sopra di me. Però sì, ragazzi, il multiverso funziona così, ormai siamo tutti legati a questo multiverso. È una cosa impressionante, ormai, comunque, sì. Quindi vai, lettera T, ragazzi, lettera T, occhio, lettera T. La T abbiamo TikTok. Su TikTok come è iniziato? Che tipo di crescita hai avuto innanzitutto? Rapida? C'è stato qualche video che è diventato virale all'improvviso e ti ha fatto crescere? Cioè... Allora, TikTok è nato così. Allora, te l'ho detto. Allora, il punto chiave di TikTok in questo momento è stato Naito per me. Cioè, in questo momento è stato sempre Naito per me. Io ho iniziato a fare TikTok con delle clip totalmente decontestualizzate, dove facevo delle giocate, le classiche, capito? Magari con la build finale lasciata. E via. Cioè, erano delle cose così. Che succede? Che questo tipo di content comunque non ti valorizza né a te come persona, è una cosa che fino a se stessa la fai perché la vuoi fare.
Parlando con Naito, e poi lui è, cioè Naito c'ha un dono per me, ma non è per parlare di lui, però c'è il dono di capire le persone in cosa sono brave a fare. Ok, lui mi fa sì. Cioè non c'ha senso che ti metti secondo me a fare le build così, piuttosto comunque una volta che ti metti a streamare contestualizzare diversamente. Io avevo iniziato a streamare, ho smesso, non avevo fatto questa cosa che mi aveva detto lui. Quando smetto di streamare, perché sono tornato alla Games Week, che Warzone 2 non mi faceva fare più FPS, quindi non riuscivo prima di prendere il PC da streaming a farlo, sì. Ho messo a farmi delle clip che nello starting del gioco di Warzone 2 potessero essere tips, potessero essere d'aiuto, potessero essere delle stronzate, cose così. Però fatte sempre in qualità. E vedevo che, Xionero, cioè ogni video che io postavo, da quando abbiamo iniziato il... se non sbaglio il 4 novembre ho iniziato con Naito, sì. Ogni video mi andava sempre costantemente virale. Probabilmente perché il modo in cui parlo, il modo in cui impostavo la clip funzionava. Però lo vedevo ancora acerbo come tipologia contenuto. Cioè nel senso, se tu ti vai a vedere le clip di novembre, dicembre, iniziavo tipo con ragazzoni, cioè non c'avevo un mio, come dire, tipo dottori, docs, cose così. E non c'avevo un mio meme, non c'avevo un qualcosa di personale. Quindi quando facevo delle clip erano comunque sì, clip che andavano. Mi sono approcciato alla piattaforma così, però non c'avevo nulla di mio sopra, dentro le clip che facevo. E poi boh, succede che inizio a streamare su TikTok, quindi mentre le clip mi andavano virali più o meno come periodo, quando inizio a streamare anche su Twitch. E ultimamente, cioè ti posso dire che le stream su TikTok sono gran parte della mia crescita. Cioè se io non avessi avuto TikTok nella mia vita, a livello di streaming, forse non so se sono stato la persona che l'ha sfruttato di più in ambito COD, ma ti dirò... È una cazzata dirlo. Io allora, un attimo che devo spegnere sta luce che si è inceppata, arrivo subito. Io ti dico solamente una cosa, che io mostro su TikTok, faccio poco ancora, dovrei fare di più, è una cosa che mi dicono sempre. Ancora non ho raggiunto i 1000 follower, anzi ragazzi ne approfitto, se volete seguirmi su TikTok mi aiutate. E anche io non vedo l'ora di iniziare a streamare anche lì. Arrivo subito, Vai. TikTok secondo me c'ha la sua importanza. Vabbè, io stavo parlando da solo, Xenero non c'è. Cazzo, amico. Nulla, secondo me è molto figo, raga. Cioè, io lo consiglio a tutti quelli che comunque vogliono approcciarsi a quello che è lo streaming in generale. TikTok è una cosa che ti dà un boost, che se pensi di avere un contenuto, se pensi di essere contenuto te stesso, inevitabilmente ti dà una visibilità che non avresti mai senza di quello. Allora, Antonio prima voleva dire una cosa. Grazie Antonio per i 50 bit, non mi sono dimenticato di leggerti. Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male. Ricordatelo, Grish. Quindi... È vero anche questo, è vero anche questo. Giusto. Ma io sono già in ultra istinto, cioè io sono già a livello che letteralmente i gattineri, come dicevi tu, si toccano le palle quando mi vedono, quindi secondo me sono già a una fase che è oltre. Te lo dice, lui ci tiene a dirtelo perché lui c'ha una bottega a Napoli che realizza proprio, sai, le cose tipo le corna in ceramica, tutte quelle cose superstiziose, no? Ok. Cioè fa proprio questo, le realizza lui, c'ha i forni, c'ha tutte le cose là. Ciao Marco. Se riesce a realizzarmene uno magari a farlo benedire da San Gennaro in persona sarebbe il massimo. Vedi Antonio. Poi Antonio è napoletano, magari prende uno qualsiasi e dice che è San Gennaro. No, mi dissocio. Antonio, ma pigliamoci tutto chi lo vuole. Vieni a Napoli, ti faccio il rito per la fortuna. È vero, ci vuole. Siamo arrivati alla lettera tanto amata da System. È la lettera U. Ululare. Ciao Manfred. Ululare. Allora, ci devi fare un ululo. Occhio che Discord trancia. Se urli però trancia, lo sai, quindi. Allora, Xionero, io su questo però. Ma tu me le imposti come un ululo calcistico? No, in generale. Un lupo, non lo so. Ok. Vabbè, come lo vuoi fatto? Cioè, dimmi, non so. A modo tuo. Devo clippare bello fuori. Perché io lo sai che tipo quando faccio i zoom sono molto prepotente. Sì, però occhio che Discord trancia, non è come... Ok, tipo così. Vedi? Il massimo, vedi cioè più di così non potevo fare. Tranciato. Ragazzi, tu questo non è un ululo calcistico per i miei amici. Ma tu non lo sai, ma in realtà l'ha tagliato Discord, sai? L'ha tagliato? sì, lo taglia. Ecco perché io dico sempre ululate, poi no. La gente ci prova. Lo dovresti fare tipo ASMR. Au. No, così, secco. Almeno prolungato, dai. Un po'. Non lo so, lo sai, io ho paura adesso. Ho paura dei lupi. Lei è veramente un lupo, cazzo. Va bene, dai, va bene questa frase. Io penso che questa frase valga. Valga questa frase. Sì, facciamola valere.
Andiamo alla prossima. Lettera V. Merita. V come viaggi. Sei un tipo che è capitato. Allora, io sono un tipo che prima del Covid viaggiava letteralmente due volte all'anno sempre in mete europee. Era una mia malattia, ovviamente, quando avevo molto più tempo. Infatti con la mia ragazza, con Sofia, abbiamo fatto forse una dodicina di viaggi in Europa nell'arco di questi 8 anni. Ed è una cosa che mi piace molto, anche perché tendenzialmente quando viaggi trovi un'ispirazione che... soprattutto lo sai, cioè io non so adesso Cosenza per dirti, però comunque... la Calabria in generale, o comunque il sud in generale, secondo me, per quanto siamo persone di cuore, tendenzialmente se tu hai delle aspirazioni che sono un po' sopra le righe, in termini di siamo limitati. Siamo molto limitati, capito? Quindi l'andare fuori è una sorta di respirare un'aria che qui non respireresti lontanamente, forse la respireresti in altri 50-60 anni probabilmente, ma è un discorso di cultura. Anche in Italia in generale, cioè anche se sei di Milano, secondo me, l'aria che respiri in termini di freschezza, cioè di cultura che ci sta in posti come, può essere l'Olanda o può essere... altri posti comunque in generale, cioè Portogallo, cioè ognuno ha le sue culture, per carità. No, però è bello, cioè è una cosa secondo me che non apprezzo. Ma è così, purtroppo siamo troppo limitati in Calabria, ma anche da un punto di vista lavorativo, non solo culturale. Ma se prendiamo l'aspetto culturale, viaggiare ti dà tanto, è vero. Io una cosa di cui mi sono sempre pentito è di aver viaggiato poco. Io ho visitato davvero pochi paesi. Cioè, c'è sempre tempo, Xenero, non è che c'hai un limite che adesso non puoi più prendere il passaporto. Lo so. Ma poi è subentrato un altro problema, perché stranamente io prima prendevo gli aerei tranquillamente, più vado avanti, più ho il timore di prendere l'aereo. Ma non è un timore ragionato, non è che io ho paura dell'aereo. Però è proprio la sensazione del decollo, no? Le ultime volte che l'ho preso ho avuto mette ansia, diciamo, in generale. Delle sensazioni. Sì, ma vabbè, io ho pure sofferto, insomma, di attacchi di panico in un periodo particolare della mia vita e mi è rimasta un po' questa cosa, quindi... A chi lo dici? Quindi là, porca miseria, dovrei... Infatti viaggio tantissimo in auto, cioè io prendo la macchina, vado a Firenze con la macchina, per dire. Non prendi un aereo, no? Sì, mi piace viaggiare, mi fermo magari in un posto, poi magari... faccio un po' qualcosa lì, cioè mi piace guidare. Siamo ragazzi, che lettera siamo arrivati? Vediamo la Z. Chi c'è la Z? Chi ci sarà mai la Z? Cosa ci sarà mai? Z come? Non lo so, cazzo, sono Zoschi e Zeldro. Zoschi e Zeldro, minchia, che Z questa. Mamma mia, che accoppiata, raga. Vabbè, adesso ci vuole la Mona Lisa, allora, dai. Adesso ci vuole la Mona Lisa dietro. Vabbè, Zoschi e Zeldro, che dire. Vabbè, allora, nel discorso che ti sto per fare ci dovrei mettere anche Davide e Daniele, che sono delle persone che in ambito streaming, al di là dei consigli che uno ti può dare, sono state le persone che erano sempre su Discord con me, sempre H24, a darmi consigli, a tirarmi su di morale quando mi buttavo giù. Dai, Davide Rosate, diciamo. Davide è mio fratello milanese, mio cugino, anzi, direi più mio cugino. Vai. Allora, Zeldro è stata la prima persona in assoluto che si è avvicinata, diciamo, a me quando streamavo, facevo pochi spettatori. All'inizio non lo potevo vedere perché c'avevo uno smatti, giuro, lui smattava sempre quando giocavamo. Quindi io tendenzialmente sono una persona che quando gioca, come puoi ben vedere, io voglio solo fare il coglione, oppure o tryhardare, cioè oppure queste cose si devono congiungere tra di loro. Io a lamentarmi quando gioco non ce la faccio, quindi io, tra virgolette, l'ho cazziato un sacco di volte a Zeldro. Finché ti posso assicurare che ora, rispetto a prima, non smatta per niente, cioè è quasi un santo, si può dire. Ah, proprio... tra tante virgolette. Convertito. Esatto. Vabbè, in ambito streaming comunque sono le persone che mi sono state più vicine in assoluto. Zoschi, Zeldro, Davide, Daniele. Se non fosse per loro mi sarei buttato giù tanto tanto tempo fa. Al di là di quello che può essere il miglioramento, al di là dei numeri. Anche quando ho avuto un mezzo boom, diciamo, quello di febbraio, ho avuto più dubbi che certezze in quel momento. Quindi le mie paure erano: se adesso smetto di streamare un giorno, perdo tu. Cioè, non so se a te è mai capitata questa cosa. Avevo l'ansia del non riuscire a smettere quello che stavo facendo quando stavo iniziando a crescere. Quindi trasmettevo a loro sta cosa. Perché Zoschi, per esempio, è stata una persona che è entrata in chat da... lui era da Blaze Violet, lui stava sempre lì.
E Viola è stata una delle prime, lo posso dire apertamente, è stata una delle prime content creator che comunque faceva tanti più numeri di me, perché io ne facevo davvero pochi. Però si era comunque, tra virgolette, abbassata a collaborare con me. E avevamo fatto mi ricordo che avevamo fatto le 50 win su Ashika, avevamo fatto in 3 giorni, che erano tipo, boh, non mi ricordo quante ore erano, comunque. Zoski mi arriva da là, dal primo giorno che mi arriva è sempre stato in stream, lui... E boh, dopo un mesetto mi chiede se mi serviva una mano come moderatore. Io all'inizio gli volevo dire di no, perché i moderatori ogni volta che te lo chiedono di farlo, non so se ti è mai capitato questa esperienza, alla fine non moderano mai, si prendono la spada e se ne vanno a fanculo. Cioè, almeno a me all'inizio capitava sempre così, ti giuro. I primi a cui ho dato il moderatore, al di là di Zeldro, mi capitava sempre così. Poi invece gli ho dato il moderatore, si è rivelato per me, per quello che è la mia visione della cosa, è probabilmente uno dei miglior moderatori che ci sono in Italia. Mamma mia. Senza nulla togliere a nessuno. Grande. Però la qualità della live che lui riesce a impostarmi, col mantenimento della chat, con il punto esclamativo armi, con rispondere, col comportarsi in qualsiasi modo, ti posso dire che in una chat è molto importante. Non avrebbe avuto lo stesso effetto, cioè, se non avessi avuto lui che... Se non avessi lui, perché adesso, ok, c'ho Zeldro, però capito, cioè Zeldro non ha la stessa, come dire, no, ho capito perfettamente. Cioè, fare il moderatore secondo me è una cosa che non è per tutti, cioè non è semplicemente un ruolo, ok? Guarda, quindi io, al di là del dare una mano, ho capito benissimo, perché ti spiego subito anche il mio punto di vista. Ti faccio un esempio proprio pratico nel mio caso. C'è Redentore, che tu vedi adesso in chat, che praticamente è arrivato da pochissimo in questo canale, credo da un mesetto, una cosa del genere. Però da quando è arrivato, subito si è mostrato interessato a quello che facevo, mi diceva che era contento perché portavo contenuti diversi dagli altri, variavo contenuti, ma si è affezionato così tanto che io a un certo punto ho detto no, vabbè, io gli devo chiedere se vuole fare il moderatore, perché comunque è sempre in chat, cioè era sempre qua, sempre in chat, ed è uno di quelli, quella è la cosa importante, ed è uno di quelli che cosa. traina gli altri, cioè quando arriva qualcuno lui saluta, lui scrive, lui dice mi raccomando ragazzi guardate, pinne il messaggio, cioè c'ha un'attività che a un certo punto io dico minchia, ma come cazzo fa a trovare il tempo da dedicarsi a sto coglione che sta streamando qua, cioè capito? Esatto, è la stessa cosa che mi sono sempre chiesto io di Zoski. Infatti io gli ho dato il moderatore all'epoca solo perché, cioè io non lo conoscevo, cioè non sapevo che persona era. Tu non puoi sapere quando dai un ruolo a qualcuno, quando ti approcci con qualcuno, che persona è. Io sapevo semplicemente che Zoski era una persona che stava tanto nella mia chat, perché lui c'è stato un mese e mezzo, quasi due forse, prima di pigliarsi il moderatore. E ho visto che era proprio educato, cioè il modo in cui scriveva, come rispondeva agli altri. Cioè lui stava già facendo il moderatore, ma non lo sapeva, capito, in quel momento. Sì, quindi quando lui mi ha chiesto se mi serviva una mano, io faccio guarda Zoski, ti dico la sincera verità, a me serve una mano perché io ogni volta che sono in stream, ok, c'è Zeldro, però non c'ho una persona che se c'è da gli sta a bannare qualcuno, che tra l'altro nella mia live capita molto raramente che ci sia da bannare qualcuno, solo quando fortuna, magari qualcuno piglia il c***o in game e poi rompere i coglioni. Ok, amico, e quello va bene. Però capito... Non lo so, cioè se non avessi avuto lui, non avessi lui, il mio modo di avere la stream non potrebbe essere così concentrato intrattenitore, perché dovrei guardare altre cose che lui fa. Dovresti focussare su altro, è vero. Invece sai che ti puoi fidare perché c'è lui che tiene d'occhio, che vigila magari come si deve. Antonio scrive, grazie per i beat, scrive perché fate pesce tutti e due, ieri Red, questo non lo saprai mai oltretutto, anche se fosse vero, quindi... No, anche Ryuk, anche gli altri sono, anzi Ryuk è uno di quelli che quando dobbiamo organizzare i documentari, noi facciamo spesso il misterioso che ci mettiamo a fare reaction su documentari, robe strane, di misteri, Ryuk è uno di quelli che mi manda contenuti su Discord, mi dice dovremmo parlare anche di questa cosa qua, anche di questo, cioè mi dà tanto materiale. Questa è la cosa che fa anche Zeldro, per esempio. Zeldro si mette lì e dice oh, secondo me è un modo per creare, che poi magari la maggior parte delle volte sono cose che magari io non faccio perché io se devo portare un contenuto, è un contenuto che mi fa come dire, proprio a pelle, dico minchia clamoroso, oppure rimango per adesso nella mia comfort zone, capito? Cioè io la prossima cosa che farò in termini di content deve essere una cosa che proprio quando io la guardo, ok, quando io penso quello che ho scritto, quello che mi sono scritturato, dico cazzo, sono veramente un genio, secondo me sta cosa deve andare, capito? In quel senso là. Vedi, mo ha chiamato lo spammettino, no? Redentore, no? Mo si mettono a spammare. Grazie ragazzi. Grazie. Poi io non so che rapporto c'hai tu con lo spam delle emote, delle cose. Cioè, io mi caso quando arrivano
Io pure cose, no? Sono uno che, sono uno che lo chiede. Sono uno che lo chiede tanto lo spam delle emoticon, ecco, mi caso. Però nello spam c'è il rischio spesso di perdere qualche messaggio se qualcuno, tra virgolette, si astiene dallo spam. Che poi non è colpa dello streamer, però effettivamente c'è questo rischio quando c'è troppo allora spam. Vabbè, questo è normale che possa succedere. Io penso però, come in tutte le cose, perché al di là che si tratti di Twitch, al di là che si tratti di una conversazione nella vita vera, se mi vedi che sto parlando, tra virgolette, no, e sai che sono preso, cioè devi autocapire, tra virgolette, che se non ti ho risposto non è perché non ti voglio calcolare, ma perché in quel momento, cioè, siamo nel pieno hype del content e di fare la cosa. Quindi se poi la cosa è importante che mi devi dire, me la riscrivi e io la leggerò sicuramente. Infatti è per esempio Pelle, che è un altro moderatore che mo vabbè, periodo estivo è un po' assente, però lui è uno che invece mi dà una mano tantissimo su Discord, cioè mi organizza i canali su Discord, le connessioni, le configurazioni, perché io di Discord non capisco un cazzo sostanzialmente. E per esempio magari mette la chat solo spam, cioè solo emoticon quando si spamma, cioè è uno che invece... Ognuno c'ha il suo ruolo, ragazzi, siete tutti bravi, ragazzi. Ma questo siete è importante, secondo me ognuno c'ha il suo... La cosa che poi anche secondo me i moderatori trovano un gusto nel fare una specifica cosa, poi ti posso dire. Perché poi quando vivi il meme della live, quando vivi il content, poi secondo me anche loro si divertono nel vedere, nel fare, nel gestire un attimo la chat. Quindi boh, è bello lasciare anche un po' la mano, boh. Non dico libera, però. Lambrex, che a volte capita che ci saluta dopo 76, buonasera dottore, ma lo amiamo lo stesso. Vabbè, Lambrexore, cazzo, però lui è uno di quelli che capisce tipo il mood della cosa. Tipo io lo dico spesso, c'è cioè una cosa che ripeto, no? Ragazzi, se mi sono perso qualche messaggio, spammatemi a merda fin quando non divento rincoglionito. Cioè, io lo dico sempre perché può succedere che... È un approccio giusto, perché comunque dai considerazione a tutti nel dubbio che tu possa essere... in torto, cioè nel senso, nel dubbio che ti sia sfuggito qualcosa, tu allora ha scritto Zeldro, posso esprimere un'altra piccola nota positiva su Grish? Ah, non posso, ok, lo faccio lo stesso. La capacità di trasmetterti, dire, parte del suo essere, insomma, quasi sempre riesce a coinvolgerti nel suo mood, è quasi questo è negativo, è una cosa bella per il mio. Guarda quanto è bello quando scrivono cose del tipo ti sarà capitato, immagino, anche a te, no? Anche o in chat o in privato, quando ti dicono sai, sto passando un periodo particolare, però grazie alle tue live mi sono ripreso, mi sto sentendo meglio. Io penso che questo supera ogni traguardo. Allora, questo mi capita, cioè... mi capita tanto, sarà perché il tipo di contenuto che porta è così spensierato, così al limite, che in realtà, cioè, anche se tu c'hai tutti i problemi della vita, secondo me, in quei 10 minuti che passi da me, esatto, capisci che c'è una persona talmente... che poi magari in quel momento mi vedi spensierato, però quando poi stacco la stream c'ho anch'io i miei pensieri, no? Cioè... Però quando sono lì, cerco di dare quella sensazione di leggerezza, che come farai anche tu, perché ognuno nella propria vita c'ha i suoi problemi, però quando poi vai in un contesto, cerca di essere sempre leggero e libero. Sì. Riesci a trasmettere sta leggerezza e il tuo modo di essere il più sano e fresco possibile, secondo me migliorare la vita delle persone quando ti guardano è tipo una delle cose più belle che ti può capitare su sta piattaforma. Sì. Poi ecco, c'è gente invece che porta molto drama, no? Tu non sei uno di quelli, ovviamente, però c'è gente che magari punta a volte proprio le live giocando un po' sul drama, no? Cioè raccontando, e poi una volta ogni tanto ci può anche stare, ma quando lo si fa con la pura intenzione di attirare persone, di mantenerle lì, non è una cosa che io tanto condivido. Allora, diciamo che io penso che ognuno ha il suo modo di fare contenuto, questo sicuramente, però è pur vero che ci sono delle volte che la ridondanza di drama, la ridondanza di trash, secondo me è una cosa che ci sta solo se la riesci a contestualizzare col tuo personaggio, perché se io apro la live e mi metto a parlare solo di drama o di quello che ha fatto Oxionerone con quello, quell'altro, cioè è comunque una sorta di giornalismo di Twitch, si può dire. No. Però boh, nel mio concept della stream e del mio essere personaggio, non voglio essere quello che parla dei cazzi degli altri, comunque nella mia linea di massima, cioè non so se mi sono spiegato. Ma è così. Poi anche per esempio il fatto, allora innanzitutto devo leggere due messaggi perché ci tengo, che uno è di Antonia e l'altro è di Lucia, quindi ragazzi pure per... Allora, Antonia dice i mod hanno un ruolo fondamentale anche di unire la chat e farci sentire un'unica famiglia come adesso, non è solo una spada quel simbolo, vale tanto per ogni singolo di noi presente in ogni chat. Ed è bello quello sono che d'accordo scrive. Con lei. È bello quello bellissimo che quello che ha scritto, sì. E io questo mi riferivo, dice Lucia prima, io ho attraversato momenti di brutti in questi periodi, però quando entro la Grish è come se fosse una cura veramente.
E io per questo sarò sempre grato a Grisha, perché veramente inconsapevolmente fa un bene indescrivibile. Per questo che io credo in lui e sono ben fiero di ciò che fa. Gli auguro di esordire. E invito la Lucia. Lei è uno di quelli che effettivamente me lo dice sempre. E io sono contento quando mi sento dire queste cose, perché... Credimi, quello che ti dicevo prima, quando attacchi la stream, prima di attaccarla magari c'hai mille problemi. Sì. Ti metti a far start la live, devi un attimo resettarti. Cioè tu entri in una modalità dove ti devi full resettare, ok? Quando vedi che poi nel mentre che ti sei resettato stai facendo il tuo, tra virgolette, lavoro, perché ti ripeto, io lo chiamo così perché ci dedico e ci dedichi anche tu del tempo che per me lo rende tale, al di là che uno ci guadagni o meno, sì. Conta come ti approcci secondo me alla cosa. E quando vedi ste cose, cioè, ti senti ancora più stimolato. Che ne so, è quando fai il meccanico e sei riuscito a mettere, secondo me, il motore di una Ferrari in una 500. Cioè, mi sento in quel modo quando riempio il cuore di una persona che bella, è come se fosse cosa. Spenta, capito? Sì. Cioè, non so se hai capito la metafora. No, è estremizzata, sta. Però. Vabbè. Però no, ci sta, è chiaro. Ma mi è venuto in mente, guarda, quando parlavamo prima del discorso del drama, no? Sai che c'è stato il periodo delle tier list? Ogni tanto torna sto periodo, no? Delle tier list. Caso, sì. Mia moglie mi corregge, dice tier list, giusto. Quando a un certo punto io dicevo con i miei moderatori, raga, dobbiamo fare pure una cosa del genere, però senza offendere nessuno, senza levarci a giudici, senza eccetera eccetera. Alla fine ci siamo inventati un sensitivo che è venuto su Discord, che era praticamente uno della mia chat, non dico il nome. E praticamente abbiamo fatto pescare delle carte, tipo cartomante, e dicevamo qual era il futuro su MV3, su Warzone 3 di questi streamer, no? Ma ci ho inserito pure te comunque, ci ho inserito l'ho pure visto, te. L'ho visto, ho visto. Cioè, alla infatti fine... vi ringrazio per avermi messo tra i god di MV3, io spero che voi ci abbiate ragione. Queste, le carte non sbagliano, cioè, ma capito, è un modo, poi alla fine l'ho spiegata alla fine della live, no? È un modo, secondo me, per comunque parlare degli altri... Però in modo leggero, senza creare discussioni becere alla fine. Perché, cioè, come fai oggi a giudicare chi è più forte di chi? Cioè, è talmente sottile a volte anche, magari no. Sì, sì, ma guarda, ti dico, io sono stato una delle persone che, come te, ho fatto la mia tier list e l'ho fatta nella maniera più ignorante possibile, dove io, anziché... E magari nel tutù avevi il sensitivo che sì. Era originalissimo. Io ho detto cosa andrei a mangiare con, cosa andrei a bere con, capito? Ed era una cosa che ricadeva totalmente nello stupido, nel demenziale. Esatto, giusto. Tipo che so, per dirti a Marcolino FFA, mi ricordo che ho detto che me lo porterei in discoteca perché vedo che uno che fa serate è molto ciumico, potrebbe essere tranquillamente mio cugino. Cose capito. Stupidissime che mi divertivano. Io penso comunque il discorso sulle tier list che sia una cosa che... è molto fine a se stessa, perché l'80% di sti tier list sono innanzitutto amicizie e confidenze che si hanno in primis. Sì. Poi c'è l'oggettività dell'essere forte, però c'è anche il problema che, secondo me, tipo valutare me all'interno di una tier list che sia di pro player è sbagliato. Cioè è inevitabile ovunque mi metti stai probabilmente cagando fuori dal vaso, perché io non mi sono mai impostato come competitive player o quant'altro, quindi no, cioè piuttosto infatti. Io farei delle tier list, se proprio le vogliono fare sull'intrattenimento. No, se mi vuoi mettere mi metti ovviamente nell'intrattenimento, però se stai facendo una tier list che riguarda il competitive, senza andare a dire poi quello non lo conosco, quello eccetera, quello magari non gioca, quello non fa quello, cioè, ma secondo me la cosa poi... la devi fare contestualizzata. Esatto, perché punto, poi cioè. A un certo punto io dovendo mettere in realtà te in una tier list, io non farei neanche una tier list esplicita su COD, perché è vero che COD è il tuo content, il tuo main content come gioco, ma in realtà il tuo main content generico è l'intrattenimento, cioè a prescindere. COD è come se fosse un mezzo che tu usi, ma non è quello lo scopo, cioè capito? Non è quella la tua forza, non è COD, ma è il personaggio. Cosa io ti ringrazio per aver capito sta cosa, perché ti dico, nel mio obiettivo futuro di vita, COD sicuramente essere un punto di riferimento nella community tra i più grossi streamer sarebbe bellissimo, perché è un gioco che gioca e mi piace, però nella mia visione futura io spero di riuscire a fare cose diverse, collaborazioni più ampie con content creator che non c'entrano nulla con COD. Mi piacerebbe anche fare podcast, cose del genere, sono delle cose che... mi piacerebbero tanto, cioè sono cose mie, però prima penso che devo maturare come persona e come personaggio, quindi il futuro parlerà per noi. Dai, ci sta. Allora dobbiamo concludere con lo spot pubblicitario e ovviamente con la tua parlantina io non vedo l'ora di vederlo. In questo spot tu vedrai i tuoi tre libri
girare, ok? In chat potete scrivere punto esclamativo ordina per ordinare, ok? Da questo momento, vedete, sono attivi gli ordini. Signore e signori, parte lo... già state ordinando, vai! Allora, in questo momento cosa dovrei fare, maestro? Dovrei vendere il mio libro, giusto? Certo, i tuoi tre libri. I miei tre libri. Allora, amici miei, posso dirvi una cazzo di cosa? Volete comprare un libro? Volete comprarne due? Volete comprarne tre? Dovrete comprarne tre, non potete sceglierne uno dei tre, perché il mio, come dire, la mia serie di libri è letteralmente in blocco. Qui avete il capitano, la via in mare aperto. La via in mare aperta è letteralmente la mia storia della mia vita. Posso tranquillamente ricordarmi quel giorno che ero su una barca, ho scritto il libro e niente, ho messo il mio nome sul libro e quello è il libro. Quindi comprerete non mi firma su una pagina bianca. Il secondo libro è letteralmente... Aspettiamo che scorre perché non mi ricordo il titolo. La terza mano. Come usare tutte le dita nel modo giusto. Allora, il titolo di questo libro, ragazzi, potrebbe essere letteralmente fuorviante. Potreste pensare, cosa ci farà quel tipo con la terza mano? Un cazzo, raga, letteralmente piglio... Non ce ne frega un cazzo. Io la mano e dico che non me ne frega un cazzo. E questa è la storia della mia vita. Il terzo libro, sto aspettando che scorra prima di dirti quale cazzo è. Griscia è la crew dei dottori. Griscia è la crew dei dottori, come laurearsi instant su Twitch. Allora ragazzi, per potersi laureare istantaneamente su Twitch vi basterà joinare nella mia live, beccarvi una bella musichetta di Pornhub e mettere un follow in ovviamente. Io vi do un consiglio, chiamate il 041-56-4788 per prenotare i tre libri più magici del secolo. Per entrare nella crew dei dottori, per scoprire cosa fa la terza mano. Non ce ne frega un cazzo. E per conoscere la vita del capitano in mare aperto. Andiamo cazzo. Dai, io penso di fantastico, penso di averne venduto almeno uno. Mamma mia, no almeno andata, uno lo vorrei aver venduto. Ancora pure scalativo ordine, va bene, è andato ragazzi. Grazie Antonio per i 50. Comunque con questi capelli dal volto somiglia a Ezra Miller. Chi è Ezra Miller? Sì. Allora, sta cosa di Ezra Miller è quella che ti dicevo all'inizio. Cioè tutti mi scambiano o per Barry, cioè tutti dicono che o somiglia a Barry o somiglio a Ezra Miller. Se tu pigli un mio TikTok a caso, un mio video virale, vedi che sotto ci stanno almeno 100 persone che hanno scritto: ma sei Ezra Miller? Ezra Miller italiano? Ma somigli a Ezra Miller? No, però è vero, un po' sì. No, è vero. Comunque, mi chiede Antonio, ci fai vedere i Funko Pop? Perché io specialmente sono un appassionato. Sono tanti, quanti sono? Allora, Funko Pop... Allora, ce n'è... Allora, ti faccio vedere prima il mio preferito, che è quello chiave. Ragazzi, dopo Ultra Istinto, davvero pezzo di stronzo, questo è letteralmente il più figo che ho. E quando l'ho preso, tra l'altro questo l'ho preso a Taormina, c'è stato un negozio che ce l'aveva, quando l'ho visto ho detto, cazzo, è assolutamente mio. Un altro è, vabbè, io se ne do parte dal presupposto che sono amanti degli anime, quindi probabilmente tutti quelli che vedrai sono o anime o sono Marvel. Questo è Midori Izuku, questo è di My Hero Academia, un altro anime mio preferito. C'ho Iron Man. Ce l'ho anch'io, guardalo! Iron Man clamoroso, spettacolare. Iron Man ce l'ho anch'io. Poi c'ho Neo di Matrix. Bello. Orochimaru di Naruto. Tra l'altro questo mi è stato regalato dalla wishlist della chat, da una ragazza molto siumica, la ringrazio. Deadpool con la moto. Aspetta, che cazzo c'ho? Ok, li sto siumando tutti quanti. Poi c'ho Groot mentre mangio una tazza di cereali spaziali. Groot, che bello. E Black Panther. Cioè, che Black Panther, tra l'altro questo l'ho preso quando è morto il... come cazzo si chiamava? Quello che interpretava Challa, comunque, quello che interpretava il film. Questo ragazzo era il protagonista quando... diciamo, il periodo che era morto, mi sono ordinato questo Funko Pop, perché dovevo in qualche modo... Io sono proprio fan dei film Marvel, cioè proprio una cosa... Minchia, Antonio Versace ne ha 50. Madonna mia, 50 fa. Antonio, minchia, lo invidio. Io lo sai che non me ne sto comprando più di tanto, perché in questo momento io devo cambiare casa a ottobre, mi devo trasferire. E in questo momento io sono in soggiorno, cioè io streammo in soggiorno cucina. Di là c'ho una camera da letto e il bagno. Quindi io qui c'ho molta. Sono molto limitato, ecco, diciamo così. Beh, ti posso far vedere una cosa mia, una chicca che mi hanno regalato? Vai, la voglio assolutamente vedere. Della Bandai. Della Bandai? No, vabbè. Aspetta. No, Xenerone. Amico, se vuoi fare un regalo, sai che cazzo regalarmi? Aspetta. Guarda là. Spettacolo. Guarda che figata. No, bellissimo. Bellissimo, letteralmente bellissimo. Ma questo me l'hanno regalato a un compleanno, che io oltretutto non... Cioè, noi non sono proprio un fanatico, però quando me l'hanno regalato mi hanno detto, questa è versione limitata, in testa mia, minchia, sono i miei 40 anni, che cazzo... Che è sta roba?
Però effettivamente poi ho iniziato ad apprezzare. Secondo me posso dirti che queste cose non c'hanno un'età azionerò, ti devo dire. No, cioè, no, io probabilmente sarò quel classico pezzo di stronzo che quando ci avrà 60 anni e non riuscirà nemmeno a pisciare senza il catetere, sarà uno di quelli che probabilmente sarà con Dragon Ball a guardarsi ancora gli anime. È molto probabile. Boh, ma tu, allora guarda, mia moglie è più nerd di me. Sì. Tu pensa che mia moglie c'ha una statuetta di Evangelion che forse ci avrà non so quanti anni. Però originale, giapponese, una cosa vecchissima proprio. Di Evangelion. Evangelion, tanta roba, eh. Io ho scoperto Evangelion grazie a lei, cioè mi ha detto devi vederlo. Ok, beh, l'ho visto. Domanda per Grisha alla statua di Eren. Allora vorrei rispondere a Ryuko con una risposta molto delusa da me stesso. Allora, la statua di Eren non me la sono ancora comprata, perché quella statua che voglio io, che è una statua che sarebbe un action figure di quasi 60 centimetri, era 63 se non sbaglio, costa 418 euro. Morta, quindi puttana. Aspetterò di potermela permettere e poi vediamo. Quanto il GoXLR, dai, non esageriamo. Hai capito? Dai. Mi sembra esagerato. Mamma mia. Oh, Jenna, sei stato carinissimo. Soprattutto è stata carinissima la tua chat, la tua community. Ma di cosa, ti ringraziamo noi per lo spazio che ci hai dato, per l'ospitalità della tua chat. Non poteva mancare Grisha, ragazzi, nelle mie interviste. Ormai mi conoscono come l'intervistatore di Twitch, quindi figurati. Ma perché lo sai fare, Xenora? Guarda che non è da tutti, cioè comunque tutti sanno parlare, però gestire comunque un'intervista, fare le domande giuste, preparare i contenuti, penso che non sia una cosa che può fare chiunque. Guarda, quindi io ti do atto di questa cosa, che grazie, me l'hai resa molto scivolenta. Scorreva, scivolenta. Sì, scivolava. Scivolava, era un mio agio, la tua chat, grazie, fantastica. Grazie per il ride. Ma guarda, io ho sempre pensato questo: se devo fare delle interviste, non devo fare una cosa pesante innanzitutto, deve essere contornata da qualcosa a schermo che comunque piace soprattutto alla chat, e poi deve servire da guida per l'intervista, perché comunque l'alfabeto è una cosa che mi sono inventato, che fa scorrere veramente questa cosa, la fa vivere con molta leggerezza. E tu sei stato sicuramente un degno ospite, intervistato, e sono soddisfattissimo. Anch'io, devo essere molto sincero. Infatti ti ringrazio ancora per lo spazio che mi hai dato, perché ancora nessuno si era mai chiesto ma che cazzo faceva questo nella vita, cioè le domande, diciamo. Ma quello è il problema, quello è il problema. Arriverà un giorno in cui qualcuno si chiederà anche di Xionerone, chissà che cazzo faceva. Allora facciamo così, Xionerone, te lo prometto, arriverà un momento nel quale sarò io che intervisterò te, ci stai? Mamma mia, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Prepara non tutto, sarò prepara. Sicuramente degno, ma ci proveremo. GG, va bene, dai, io ti saluto. Resto grazie, un pochino sulla chat, che mi faccio una suonatella e dopo, insomma, ti auguro, aspetta, ti ho oscurato, ti auguro, insomma, di crescere sempre di più, e ci vediamo in live da te domattina. Quando? A che ora? Alle 10? Alle ore 10, assolutamente, ragazzi. Sì. Io vi ringrazio infinitamente per lo spazio, auguro il meglio all'Oxenerone, perché è davvero una brava persona, a tutti voi, e vi mando, come di consueto, un bacione, un cuoricione e un bel porco. Dai, ciao, Xenerone, buona serata. Ciao. Oh, raga.